Fonti TV e bentrovati. È per me un onore, una gioia essere la madrina di questa edizione speciale delle Fonti Awards direttamente dai nostri studi televisivi nel cuore di Milano in Piazza Cordusio. Uno show televisivo che ha l'obiettivo di riconoscere le eccellenze del mondo delle professioni, della consulenza e delle imprese che anche in questo momento veramente difficile per il nostro paese e anche per il mondo intero rappresentano degli esempi da seguire. Le Fonti vuole essere vicina a voi. E io sono davvero orgogliosa, onorata di far parte della prima televisione nazionale che ha deciso di dedicare non una sola serata, ma intere settimane di programmazione alle eccellenze italiane. Dalle HR al mondo finance and tax, dai player del mercato assicurativo ai professionisti del campo legale e penale. Ieri abbiamo premiato il mondo delle imprese, questa sera invece sarà la volta di studi legali e professionali. Le Fonti TV infatti si riconferma l'unica live streaming television in Italia in grado di vantare un palinsesto all news focalizzato su tematiche economiche, politiche, finanziarie, legali e dell'infotainment con una programmazione H24 e 7 giorni su 7. Tutto questo ha contribuito per il quarto anno consecutivo a consacrare le Fonti TV come la prima televisione su economia, politica e professioni. E grazie alla creazione dei nuovi studi televisivi ancora più ampi attrezzati, le Fonti ha avuto la possibilità di creare nuovi format, nuove trasmissioni e organizzare svariate maratone televisive monotematiche. Pensate che solo la settimana dedicata al mondo HR ha superato le 85 ore di diretta, registrando più di 3,5 milioni di telespettatori collegati. La sua crescita e la qualità dei suoi contenuti sono valse alle Fonti TV la posizione nella classifica leader della crescita del Sole 24 Ore, a cui è seguita la menzione nel ranking Europe's Fastest Growing Companies del Financial Times. E negli studi televisivi non mancano grandi nomi del giornalismo come Alan Friedman nel suo programma Faccia a Faccia, con cui si confronta con economisti, imprenditori e banchieri, oppure c'è Deborah Rosciani, voce storica di Radio 24, e la trasmissione di Antonello Piroso, la versione di Piroso, che si propone di dare spunti interpretativi e critici alle principali notizie sul fronte politico, economico e di cronaca. Nelle prossime settimane le Fonti TV organizzerà nuovi summit monotematici con i grandi nomi del settore. Allora, dall'8 al 14 giugno non perdetevi la manifestazione dedicata al diritto penale d'impresa. Seguiranno quella legata al mercato assicurativo e del risparmio, la seconda edizione dell'HR TV Week e poi quella legata alla finanza d'impresa, ai broker e alla fiscalità. Ma ora veniamo a questa serata. Che cosa succederà? Vedremo la proclamazione di eccellenze nel campo professionale, dal diritto di famiglia a quello amministrativo, dal tax al penale, dal diritto del lavoro al banking and finance, fino al diritto societario a quello commerciale, fino ad arrivare ai rapporti Italia-estero. Io annuncerò la categoria di riferimento, il nome del vincitore e naturalmente la motivazione che ha portato alla vittoria. Subito dopo ci collegheremo con il vincitore per commentare questo riconoscimento unico che potete vedere qui accanto a me e che riproduce il logo di Le Fonti. Partiamo dalla categoria diritto di famiglia. Il premio è per la boutique di eccellenza dell'anno diritto di famiglia, che va allo studio dell'avvocato Daniela Missaglia. La vasta preparazione, la competenza e l'esperienza maturata nel diritto di famiglia, nonché l'approccio multiprospettico e interdisciplinare, ne fanno una boutique di eccellenza nel panorama italiano, quale punto di riferimento di grande valore, capace di affrontare nel modo più appropriato ogni singolo caso. Ed è con grande piacere che saluto l'avvocato Daniela Missaglia, fondatrice, titolare dello studio, avvocato matrimonialista. Apre con me questa nuova serata delle Fonti Awards. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei. Ringrazio ovviamente del collegamento e del premio che mi è stato assegnato. È un grande piacere per noi averla. Io le chiedo subito appunto un commento, poi magari le farò ancora un paio di domande per capire la situazione attuale. Allora, sono molto commossa, ovvio,
credo che sia un riconoscimento a un lavoro che per me è una grande passione e insieme a me tutti i collaboratori dello studio che poi chiamerò se possibile vicino a me. Sono ormai 20 anni che mi occupo quasi esclusivamente di diritto di famiglia, con le evoluzioni che ci sono state nel diritto di famiglia, con tutte le problematiche, vedi da ultimo il lockdown e il problema del coronavirus che hanno modificato quantomeno provvisoriamente la gestione dei problemi familiari e la gestione delle cause per quello che riguarda la gestione con i tribunali e tutto quello che comporta, quindi come anche disagio per le persone coinvolte in vicende che insomma cambiano anche la vita, perché la separazione e il divorzio sono situazioni che comportano dei cambiamenti sia dal punto di vista personale, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. Certamente, avvocato, e poi insomma è un periodo nel quale la parola cambiamento l'ha fatto da padrone, no? Nel senso che insomma, non Sì. abbiamo sentito nominare praticamente altre parole se non questa. Assolutamente, c'è in atto un cambiamento e soprattutto noi non sappiamo cosa succederà dopo. Alcuni si sono, diciamo, prodigati nel dire che ci sarà un aumento vertiginoso delle richieste di separazione, di divorzio, di separazione direi perché il divorzio arriva dopo. Per quello che riguarda una mia personale opinione, io penso che invece quello che ci sarà è sicuramente subito finito questo periodo estremamente difficoltoso a livello giudiziario, ci sarà un aumento sì delle cause di azione. Però bisogna vedere spalmate durante l'anno quante sono effettivamente le cause in più. Diciamo che può anche essere, e io l'ho anche detto in altre interviste, che il lockdown abbia, diciamo, consentito una riflessione maggiore per quelle coppie che sì, si separavano, ma non con dei motivi, così gravi. Sì. Il lockdown può avere un po' ricompattato queste famiglie, quelle che invece erano connotate da problemi di intolleranza, incompatibilità con anche atti di violenza e questioni importanti che riguardano i figli, evidentemente quelle sono rimaste sospese, ma dovranno essere risolte in ogni caso. Ecco, insomma, si potrà fare un po' un bilancio tra un pochino, lei sta dicendo avvocato, no? Giustamente, perché poi Sì, sono, assolutamente. ecco, mi fa piacere che lei abbia detto questa cosa, gliel'avrei chiesta anch'io, perché solitamente si scherza un po', no? Su questo periodo di lockdown, sul fatto che molte coppie siano scoppiate, però poi in realtà dietro si celano tutte anche delle questioni delicate, sensibili, e lei appunto me l'ha già detto, quindi mi ha fatto piacere, insomma, sentirlo direttamente dalle sue parole. Sì. Assolutamente, glielo confermo anche come esperienza personale perché nel lockdown alcune separazioni che erano in corso sono rientrate e ho avuto una grande soddisfazione nel sentire che quindi il lockdown abbia consentito la ripresa dei rapporti e il valore della solidarietà e della collaborazione. Insomma, abbiamo anche un po' sfatato un mito. Nel salutarla dico anche che è vero, siamo due paesi diversi, ma la stessa cosa si era verificata per esempio in Cina. Pare che anzi, molte più persone dopo il periodo di lockdown da coronavirus abbiano deciso di sposarsi. Quindi non solo che abbiano deciso di non separarsi, ma molte coppie nuove che si sono formate. Quindi insomma, non sempre, Esatto. ecco, vero, lo sta confermando anche lei, anche se poi le realtà sono sicuramente diverse. Io la ringrazio molto, sono veramente tanto contenta per questo premio e che lei abbia aperto con me questa serata. Quindi, sì, prego. Ringrazio voi, ringrazio lei. Avrei piacere di presentare un secondo anche i miei Prego, collaboratori, se vada, possibile. prego, vada. Ok, allora un attimo solo. Avvocati. Allora, li vediamo Norma? mentre poi li salutiamo. Vediamo se arrivano, così vediamo tutto il team Sì, dell'avvocato. stanno arrivando in questo momento, Sì, erano. sì, sì. Ecco.
È Loro tutto. sono il mio team inseparabile e facciamo, insomma, il massimo. Ci sono altre persone, ma gli spazi sono in questo momento ristretti, quindi sono, diciamo, gli avvocati di riferimento. Poi ovviamente tutto lo studio è estremamente grato di questo premio che ci è stato riconosciuto. E noi Grazie, grazie ringraziamo tutti ancora. voi, ringraziamo tutti voi. Adesso vi vediamo bene e anche chi no, non è potuto intervenire, però chiaramente i complimenti vanno a tutto il team. Grazie, noi continuiamo con il prossimo premio. Grazie a lei, grazie a voi. E ora la categoria diritto amministrativo. Boutique di eccellenza dell'anno appalti. Andiamo subito a vedere a chi va questo premio. Allo studio legale Zanardo. Per il supporto continuativo e completo in tema di appalti, per l'ampia competenza, l'esperienza e la metodologia di lavoro consolidata che consentono allo studio di mettere la propria professionalità al servizio delle esigenze del cliente, affiancandolo in ogni iniziativa. E abbiamo in collegamento il titolare dello studio legale Zanardo, l'avvocato Luca Zanardo. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera a lei, grazie a voi. Buonasera avvocato. Allora, anche a lei chiedo un commento su questo riconoscimento, ovviamente inserendolo nel contesto che stiamo vivendo. Ma guardi, in occasioni come queste sono doverosi i ringraziamenti, quindi io ringrazio innanzitutto le fonti per questo riconoscimento che ci rende veramente molto felici e ringrazio poi lo studio. Sono solito dire che l'unico risultato che può essere raggiunto senza il lavoro di squadra è la sconfitta. E quindi un sentito grazie ad Alessia e Francesca della segreteria e ai bravissimi avvocati Lorella Martini e Mattia De Rovere che sono qui al mio fianco. Vi ringrazio non solo per la preziosa collaborazione, ma per la correttezza e il senso di appartenenza dimostrati in tutti questi anni e in particolare in questi mesi, certamente non facili. Termino poi, se posso, con un augurio. Questo premio coincide con la fine definitiva del lockdown e quindi mi piace vederlo come un segno di ripartenza per noi, per la società italiana e per tutti i colleghi che vengono impegnati questa sera. Avvocato, le posso chiedere, lo so che è una domanda magari che avrebbe bisogno di più tempo, però insomma, in breve, come è cambiato e come pensa che cambierà il vostro lavoro dopo questo momento di lockdown, ma non solo, insomma, perché si sono fermate tutte le attività in quasi 3 mesi, proprio perché i metodi di lavoro in generale si sono modificati? Beh, sa, il lavoro legale è un lavoro che io definisco lungo, nel senso che il lavoro che stiamo facendo si riferisce ad incarichi magari presi 6 mesi fa, 1 anno fa, 2 anni fa. Quindi l'impatto è immediato, anche se però abbiamo visto un impatto sicuramente immediato durante il lockdown, in questi giorni, in queste settimane, nella ripartenza dei nuovi incarichi. Durante il lockdown abbiamo vissuto una bolla, tranne le emergenze relative proprio alla particolare situazione, e adesso le imprese hanno altri problemi che devono gestire, quindi l'aspetto legale è sicuramente un aspetto che non è ancora ripreso come prima. Vedremo, credo, forse in autunno una stabilizzazione, se non ci Certo. sono altre sorprese. Certo, assolutamente. Quindi insomma, strategie che riprenderanno quello che avete sempre fatto, ma che verranno poi messe a punto. Ma credo che sia un po' una regola che vale sempre, no? Questa, insomma, è la normale Certo. evoluzione del mestiere. D'accordo. Che dire, io vi ringrazio, e sono Grazie a molto voi. contenta, che le fonti, insomma, abbia dato a voi questo riconoscimento. Ricordiamo che sono riconoscimenti basati proprio sull'analisi del lavoro, in ambiti diversi. Oggi riguardano proprio l'ambito legale, ma insomma, chiaramente ci si rifà anche all'esperienza che ciascuno di voi ha sulle spalle. Io ringrazio tutti voi e in bocca al lupo, ci sentiamo presto, mi auguro. Grazie e buon lavoro anche a voi. Grazie. Noi andiamo in pubblicità e tra poco torniamo. Restate con noi perché siamo solo all'inizio.
Per la stessa categoria continuiamo con il premio Boutique di Eccellenza dell'Anno, Diritto Amministrativo, Appalti e Contratti Pubblici. Questo premio va a Legal Team, per gli importanti incarichi rivestiti in qualità di consulente nelle gare di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni offerte a operatori economici italiani e internazionali. La sua visione strategica e il bagaglio tecnico rendono Legal Team uno dei più importanti protagonisti del settore. E siamo pronti per il collegamento e starete a vedere che team, è il caso di dirlo. Io saluto da Roma l'avvocato Andrea Di Leo, co-founding partner Legal Team. Buonasera. Buonasera. Sempre da Roma, adesso vi saluto tutti, l'avvocato Aurora Donato, co-founding partner sempre naturalmente di Legal Team. Buonasera anche a lei. Buonasera. Buonasera all'avvocato Rosa Maria Berloco, co-founding partner. Buonasera. Buonasera. E buonasera all'avvocato Francesco Lanatà, partner Legal Team. Buonasera. Vado invece, cambiamo proprio posizione geografica, ad Altamura, dove saluto l'avvocato Pietro Falcicchio, co-founding partner. Buonasera anche a lei, avvocato. Buonasera, buonasera a lei. E ci trasferiamo adesso a Bari. Ah, non c'è, va bene, allora vediamo se poi dopo andremo anche a Bari, volevo fare un po' il giro dell'Italia, però insomma direi che abbiamo già preso due parti molto importanti. Allora, stavo dicendo che team si vede già anche da questo collegamento. Io chiedo subito all'avvocato Di Leo, visto che abbiamo ascoltato la motivazione che ha portato poi all'assegnazione del premio, si parla di visione strategica, quindi unisco le due domande, insomma un commento sul premio e qual è, insomma, come si fa ad avere una visione strategica in questo momento? Sicuramente abbastanza delicato. Buonasera, dottoressa. È sicuramente un momento particolare dove l'approccio strategico è quanto mai importante. Le difficoltà che si stanno generando nel mercato, tra gli operatori e anche la crisi della giustizia impongono a maggior ragione di vedere il contesto analizzandolo in maniera prospettica e suggerendo quindi agli operatori quelle che sono, come abbiamo fatto in questo periodo, le soluzioni che abbiano un respiro lungo, per così dire. Ecco, non possiamo più limitarci a una visione istantanea, ma dobbiamo guardare appunto in avanti e alle volte dobbiamo anche cercare di intuire quello che sta per accadere a livello legislativo. Esatto, bisogna essere quindi quanto più lungimiranti. Io invito anche gli altri colleghi insomma, a parlare se reputano. Insomma, bisogna essere lungimiranti, un po' la parola chiave. Sì, assolutamente, diciamo, quello è quello che si cerca di fare. Noi siamo veramente, ci fa molto piacere questo rinnovato riconoscimento e soprattutto proprio in questo momento che appunto è così particolare anche per la nostra professione. Infatti, com'è cambiata la vostra professione? Altra micro domanda. Beh, in realtà quello che è accaduto, la situazione che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo non ci ha colto del tutto impreparati, perché non so, insomma, il nostro team nasce con una visione strategica in chiave digital per lo più, quindi noi ci siamo trovati pronti con quello che poi oggi il mercato richiede. Abbiamo deciso inoltre di essere presenti tutti qui oggi dalle diverse sedi, perché per noi il team è un valore fondamentale. Insomma, sì, esatto, questo si vede subito e poi l'ultima domanda a voi, poi andiamo anche ad Altamura, insomma, quindi questi collegamenti diventano ancora più strategici, no? Perché si va un po' a sondare il terreno ovunque, mi viene da dire, poi sicuramente ci sono anche altri aspetti positivi che se volete elencare io ascolto ben volentieri. Assolutamente, noi abbiamo sicuramente adoperato ogni strumento che la tecnologia offre in questa fase, ma non solo per comunicare tra noi dello studio e sentirci vicini, anche se eravamo poi geograficamente più lontani del solito, ma anche per comunicare con tutti gli operatori del settore e, come dicevano prima i colleghi, per mantenerli aggiornati e informati su tutte le importanti novità che poi il quadro normativo è in rapidissima evoluzione, anche proprio per quanto riguarda gli appalti pubblici negli ultimi mesi, insomma, necessitava un tipo anche di comunicazione di questo tipo tramite social e tutti questi canali, insomma,
che consentono tutti questi canali. Certo, ecco, restate lì perché poi torno da voi per un ultimo commento, vado però ad Altamura dall'avvocato Falcicchio, a cui chiedo fondamentalmente sempre rispetto a questo modo di lavorare che ancora di più mette in risalto e incentiva le nuove tecnologie, no? Soprattutto perché voi naturalmente lavorate in Italia ma anche lavorate con l'estero. Sì, appunto in questo momento storico ha consentito di valorizzare anche quella che è stata sempre una linea strategica dello studio che ci ha consentito anche di raggiungere in maniera più agevole anche i nostri clienti internazionali e portare avanti ovviamente le necessità che loro avevano in questo difficile purtroppo momento storico. Ma questo siamo riusciti a concretizzarlo anche grazie al contributo fondamentale dei nostri collaboratori e soprattutto grazie ai nostri clienti che hanno continuamente rinnovato la fiducia nei nostri confronti. Ecco, mi hanno accontentata dalla regia perché sono riusciti anche a collegarsi con Bari, quindi saluto l'avvocato Francesco Paolo Visaggi, partner. Buongiorno, buonasera avvocato. Buonasera, mi sentite? Certamente, la sento molto bene, spero che anche lei possa sentirmi alla perfezione perché le chiedo anche a lei un commento su questo riconoscimento. I suoi colleghi che l'hanno preceduta hanno già naturalmente fatto un po' il punto sul periodo difficile, il periodo di chiusura ma anche il periodo di ripartenza, insomma come collega tutto anche lei? Insomma mi piacerebbe sentire anche la sua voce. Guardi, mi permetta solo di fare un ringraziamento senza ripetere quanto hanno detto i miei colleghi, un ringraziamento proprio a loro, a noi, perché questo modo di fare gli avvocati, questo modo di essere dei consulenti sempre attenti rende unico il nostro studio e anche il nostro legame è un plus importante. È un plus importante, quindi insomma i rapporti, ecco abbiamo aggiunto proprio un tassello ulteriore, i rapporti interpersonali prima di tutto tra di voi che poi vengono trasferiti anche ai clienti, questo è normale. E in questo periodo appunto di lockdown come siete riusciti a mantenere i rapporti vivi con i vostri clienti, con chi si relaziona con voi? Prego, ancora lei, sì esatto, stavo guardando ancora lei, avvocato Visaggi. Sì, in questo periodo siamo stati molto presenti sui social con delle dirette, scrivendo sempre i nostri articoli in aggiornamento con questa fitta decretazione che c'è stata e anche tra di noi abbiamo organizzato delle videoconferenze, delle call per sapere anche come affrontarci in questo momento la chiusura non solo dei tribunali ma anche il fatto di essere costretti a rimanere in casa. Certo, certo. Ecco, vado ancora dall'avvocato Falcicchio e poi torniamo invece a Roma anche su questo punto perché poi insomma spesso qualcuno, non necessariamente del vostro settore, però si è lamentato della mancanza di contatto, però insomma credo che si possa ovviare adesso, no, con la ripartenza. Beh sì, per quanto risulti difficile oggi ripartire o meglio ritornare alla normalità, è un momento anche difficile per l'avvocatura tutta e stiamo cercando di non perderci d'animo, recuperando la nostra identità, il nostro ruolo sociale e costituzionale. E questo ci sta sempre più rincuorando e ci sta rendendo sempre più determinati in modo tale da ripartire come stiamo facendo verso un obiettivo comune che è sempre la tutela dei diritti dei nostri clienti e dei diritti delle persone. E questo è uno degli obiettivi e una vision e una missione del nostro team. Ottimo, allora torno da Roma con una domanda un po' conclusiva ma che è stata fatta da più parti in questo periodo in cui tutto si è fermato, c'era un po' il timore che la giustizia stessa si potesse fermare, cosa rispondete a chi chiede banalmente questa cosa che però è tutto tranne che banale? Beh, effettivamente il problema di una giustizia, di tribunali che si è fermati e si sono fermati effettivamente è un problema per le imprese come per tutti gli operatori. Adesso sta a noi farla ripartire, sta a noi in qualche modo spingere queste istanze e andare avanti con nuovi strumenti
perché con questa nuova normalità bisognerà conviverci e andare avanti senza pregiudicare i diritti delle persone e delle imprese, insomma. Ecco, sta a voi, e come, così almeno veramente arriviamo a conclusione, come pensate di farlo? Un compito importante, perché appunto riguarda i normali cittadini, intendo dire i singoli, ma le imprese, quindi tutto un mondo di imprese che ovviamente in questo momento si sente molto penalizzato, no? Proprio per quello che abbiamo vissuto. Da questo punto di vista sicuramente la consulenza è fondamentale. Chiaramente noi ci impegniamo moltissimo anche nel contenzioso, ma in una fase come questa, questa è proprio una fase in cui la consulenza preventiva su diciamo, tutti i settori, ma appunto in particolare anche con riferimento agli appalti che poi riguardano il riconoscimento che abbiamo ricevuto, diciamo, affiancare gli operatori in ogni fase della procedura di gara, ma anche dell'esecuzione, che pone una miriade di problemi in fasi come questa, con le competenze e il supporto che un avvocato, uno studio legale, un team di avvocati nel nostro caso può fornire. Ecco, questo probabilmente è uno degli strumenti fondamentali in una fase come questa, in cui anche diciamo, la giustizia, quella delle aule, dei tribunali, magari rallenta. Beh, insomma, che dire, complimenti per il premio, anche perché abbiamo iniziato questo collegamento parlando di team, che poi emerge proprio anche già dal nome dello studio, e effettivamente si respira proprio questo spirito che vi porta a essere tutti collegati. Quindi io saluto ancora, vi elenco velocemente tutti: da Roma l'avvocato Di Leo, l'avvocato Donato, l'avvocato Berloco e l'avvocato Lanatà. Grazie per essere stati con me e ci risentiamo sicuramente in seguito. Saluto da Altamura l'avvocato Falcicchio, buonasera anche a lei, e da Bari l'avvocato Visaggi. Grazie a tutti. Buonasera, grazie. Grazie, grazie e complimenti. Andiamo in pubblicità, tra poco torniamo sempre con i Le Fonti Awards, restate con noi sulle Fonti TV. E continuiamo con la boutique di eccellenza dell'anno diritto amministrativo. Il premio va allo studio legale Malinconico per l'ampia e completa preparazione ed esperienza in tutti i campi del diritto amministrativo, per puntare sempre all'eccellenza e alla qualità del lavoro svolto, unitamente alla costruzione di relazioni esclusive e dedicate con i propri clienti e partner che fanno dello studio un punto di riferimento di grande valore. Studio Legale Malinconico, con me il professor Carlo Malinconico, fondatore dello Studio Legale. Buonasera e benvenuto in diretta sulle Fonti TV. Buonasera, lieto di ritrovarci. Buonasera, anche per me, e subito le chiedo un commento per questo riconoscimento. Che cosa significa per lei e in questo momento storico particolare? Assolutamente, è un premio che ci incoraggia innanzitutto, ci dà una spinta emotiva come sempre d'altra parte molto forte, e ci manca un po' la splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, però sinceramente queste occasioni servono per fare un po' il punto dell'attività, e quindi anche il vaglio di ringraziamento a tutti i colleghi e i collaboratori dello studio, che senza i quali naturalmente non sarebbe possibile arrivare a questi risultati, e soprattutto poi in un contesto così innovativo, così nuovo, che si è andato a determinare proprio per l'effetto del lockdown, ma che comunque ci dà una grande spinta a ricercare anche nuove modalità di lavoro. Perché a parte ovviamente i dati negativi, però anche questa necessità di trovare nuove formule di interazione sia con i clienti sia con i colleghi diventa un fatto, come dire, anche molto motivante, molto accattivante. Dobbiamo cercare quindi di realizzare
anche in questo cambiamento della modalità di lavoro un progresso, guardare cioè sempre l'aspetto positivo che si crea anche in queste situazioni di crisi. Certo, avvocato, allora se posso permettermi, guardi, sul discorso di Palazzo Mezzanotte anche noi non vediamo l'ora di tornare, ma in ogni caso lei resti sempre in collegamento con noi perché presto sono sicura che ci ritroveremo lì. Detto questo, però, appunto, quello che poi ha subito esternato anche lei, quando ci sono dei momenti di difficoltà bisogna saper cogliere al volo l'opportunità e quindi insomma è quello che abbiamo fatto proprio con questa edizione speciale, che comunque sottolinea ancora di più la vicinanza di un media, come possiamo essere noi, alla realtà più produttiva del nostro paese, no? Che ancor più sta mostrando la sua ossatura, mi permetta di dire così, insomma. È così. Noi poi, siccome come studio di diritto amministrativo trattiamo in particolare tutti gli aspetti del diritto pubblico dell'economia, siamo ovviamente molto concentrati sul rapporto e sulle difficoltà che vivono le imprese e quindi dalla semplificazione che viene reclamata a più voci, noi cerchiamo di essere collaborativi e anche di fornire delle ipotesi di soluzione a questi problemi che stanno alla base di tanti deficit del nostro paese. Quindi cerchiamo di essere anche su questo aspetto sempre propositivi per cercare di cogliere in questo momento di crisi per cercare di superare la difficoltà e di arrivare a una soluzione anche che sia a regime migliore. Okay. Quindi da un lato questo e dall'altro parte è chiaro che le imprese in questo momento, anche per effetto dei vari decreti legge che si sono susseguiti, necessariamente, per dire la verità, in questa situazione di crisi, abbiamo con una rete anche di studi collegati, fratelli, diciamo così, abbiamo cercato di dare una risposta a queste necessità che le imprese si trovano adesso, dall'aspetto finanziario a quello organizzativo, si trovano di fronte ad affrontare e quindi la necessità di in qualche modo cercare di venire incontro alle esigenze delle imprese. Benissimo, questa direi che è la cosa più importante in questo momento, proprio per le svariate domande e richieste che arrivano ovviamente da ogni parte. Io la ringrazio, professor Malinconico, e naturalmente complimenti per questo premio. Grazie molte e allora arrivederci presto, speriamo. Assolutamente sì, vedrà, grazie. È una promessa. Grazie avvocato. Grazie molte, arrivederci. Grazie. Noi continuiamo con la nostra premiazione. Passiamo adesso alla categoria Tax and Compliance. Il premio è quello di professionista dell'anno Tax Compliance. E il premio va a Mario Chiodi, Carnà & Partners. Per essere un professionista brillante che ha supportato con successo aziende farmaceutiche nell'attività di costruzione e implementazione del Tax Control Framework finalizzato all'ammissione al regime di cooperative compliance con l'Agenzia delle Entrate, prevenendo e risolvendo anticipatamente le potenziali controversie fiscali. E in collegamento naturalmente abbiamo Mario Chiodi, partner. Buonasera e benvenuto con noi. Buonasera e grazie a voi, grazie veramente tanto. Buonasera, grazie a lei naturalmente. Io le chiedo subito, questo premio un po' a livello di simbolo è una liberazione dopo il periodo di chiusura che abbiamo vissuto? Non l'ho ancora chiesto a nessuno, non ho ancora associato questa parola liberazione a insomma questa ripartenza. Bene, allora intanto non premio singolo, ma un premio sempre di squadra, dei colleghi, del team, perché il bello è che non si è mai solo, un premio che poi deve essere sempre condiviso con i clienti, ma anche
con chi ci sta accanto, ma la famiglia che ci supporta e sopporta e ci ha anche sopportato nel periodo di lockdown nel lavoro a casa. È una liberazione? No, perché comunque noi come studio siamo sempre stati accanto ai nostri clienti, quindi il lockdown noi l'abbiamo vissuto come una sfida, una scelta di stargli accanto anche tramite, in modo diverso, attraverso la formazione, i webinar, attraverso anche degli interventi ad hoc per risolvere piccole crisi che in questo periodo dovevano affrontare. Certo, indubbiamente i contatti non si sono annientati, quello no. Liberazione era inteso, come dire, adesso ci sono più potenzialità ancora, no? Si può tornare anche al modus operandi di prima, ovviamente unito anche a tutto quello che è stato sviluppato in questi due mesi. Certo, sicuramente cambia, cioè i contatti umani ci sono mancati, è vero, però abbiamo avuto diversi contatti, anche la tecnologia ci ha aiutato molto. Sicuramente torneremo dal cliente, torneremo a stare accanto fisicamente, però non l'abbiamo mai abbandonato e questo è quello che forse ci premierà, almeno spero, perché con loro abbiamo avviato e buttato ad oggi le basi di quello che è il percorso di gestione anche dei rischi derivanti dal lockdown, da questa fase 2 e fase 3, per poi affrontare meglio il domani, sempre affrontandolo con un sistema integrato di gestione dei rischi per garantire alle imprese stesse, ai singoli gli imprenditori, un successo sostenibile, perché l'obiettivo è sempre creare valore per l'impresa, per gli azionisti, ma per tutti gli stakeholder aziendali. E questo è anche un po' il tema su dove si innesta il premio. Il premio si innesta nel tax compliance framework, che null'altro è che un sistema di gestione dei rischi fiscali, un sistema di gestione dei rischi fiscali che si innesta nel più ampio sistema di gestione dei rischi di compliance d'impresa, che è un po' quello che caratterizza Carnà & Partners e quello che ci riconosce il mercato. Il mercato ormai è consapevole che un sistema integrato di gestione dei rischi e sarà sempre e di più il fattore critico di successo sostenibile, no? Che è un po', certo, il tema, la sostenibilità è il tema che ci accompagnerà nel tempo. Certo, quindi io la ringrazio moltissimo, ringrazio naturalmente lei che ha vinto il premio, Mario Chiodi, ma salutiamo anche Carnà & Partners, come ha detto lei, insomma un premio che poi ovviamente viene anche rivolto a tutti coloro che lavorano ecco con lei. L'ha detto benissimo in apertura di collegamento, grazie e buon lavoro, grazie a presto. Lei. Grazie. A presto, a Palazzo Mezzanotte. Assolutamente sì, insomma manca Palazzo Mezzanotte, però insomma noi abbiamo la possibilità anche di portare avanti i nostri awards attraverso la televisione e quindi abbiamo sempre un'aggiunta, vedete, si parlava proprio di aver incentivato anche necessariamente delle cose che prima magari non si sfruttavano e quindi diventa sempre un valore aggiunto. Noi continuiamo con la categoria Tax and Compliance, grazie ancora all'avvocato. Il prossimo premio è quello dello studio professionale dell'anno Fiscalità Internazionale. E il premio va a LED Taxend per essere coinvolto in diversi progetti internazionali riguardanti la fiscalità immobiliare, la gestione degli aspetti fiscali di primarie operazioni, di M&A e in significative procedure di contenzioso tributario. Assieme al Network Taxend, lo studio rappresenta il punto di riferimento per i player operativi a livello multinazionale.
E saluto in collegamento il dottor Guido Arie Petraroli, Managing Partner Let Taxend. Grazie per essere con noi, buonasera. Grazie a lei, buonasera, grazie alle fonti, grazie chiaramente a tutti i colleghi di studio che non sono fisicamente qui presenti ma ci stanno seguendo tramite il vostro canale appunto televisivo. Allora noi li salutiamo naturalmente, grazie, perché è come se fossero qui. Io chiedo appunto a lei, insomma, che cosa significa un premio, ma soprattutto che cosa ha significato questo periodo. Ma allora, un po' è difficile da fare oggettivamente una valutazione oggi, perché in qualche modo le conseguenze di questo, diciamo, questa pandemia che comunque ha sconvolto un pochettino tutti, sono da vedere un po', non dico nel lungo termine, ma nel medio termine. Perché comunque per noi che lavoriamo spesso su progetti comunque internazionali, il mese di marzo e il mese di aprile hanno visto di fatto un proseguimento di lavori che erano in qualche modo iniziati precedentemente. Anche con i nostri colleghi di Taxend, proprio recentemente se ne parlava, e in effetti abbiamo notato sicuramente un rallentamento su quelli che sono i nuovi progetti, in altri termini maggio come temporalmente, però siamo abbastanza ottimisti perché in qualche modo riteniamo che i progetti, soprattutto quelli di carattere internazionale, non si possano comunque fermare. Siamo certo un po' a rallentatore, ma piano piano, insomma, l'interesse sempre nei confronti dell'Italia è sempre molto alto. Ecco, infatti io le stavo proprio chiedendo questo, cioè che sensazione ha avuto. Io concordo con lei quando dice che dei bilanci probabilmente si potranno fare tra un po', adesso è presto perché abbiamo appena ricominciato, no? Con la quotidianità solita, che poi non è nemmeno quella solita perché dobbiamo arrivarci piano piano, però la sensazione che ha avuto rispetto anche ai contatti con altri paesi che comunque sono stati interessati dalla stessa pandemia, chiaramente magari in modo diverso e anche a seconda della struttura proprio del paese stesso, no? Che sensazione ha avuto lei, avvocato? Ma allora, diciamo che per quanto riguarda l'Europa, la sensazione è comunque positiva, nel senso che, ripeto, nonostante tutto si continuano a fare i deal, sicuramente con meno, quindi le transazioni, sicuramente i tempi si sono un attimo dilatati, ma in qualche modo riteniamo che vi siano le basi per una ripartenza. Per dire, tra virgolette, qualcosa non di nuovo, ma che comunque forse, diciamo, non è stato sottolineato abbastanza, è l'importanza che il governo deve avere in questa fase, nel senso che noi ci attendiamo tutta una serie di nuove disposizioni o implementazioni di disposizioni non entrate ancora in vigore che consentano al paese, se non un'accelerazione, comunque ad una ripartenza consona a quello che comunque merita il nostro paese. Certo. Però è molto importante questo, e ragionevolmente, perché questo è stato il momento dei finanziamenti alle aziende, che è un mondo un po' non strettamente legato, sì anche, ma tendenzialmente non strettamente legato al mondo del tributario. Noi aspettiamo le norme tributarie, le grandi agevolazioni, la riforma della giustizia tributaria, aspettiamo queste grandi riforme che hanno atteso probabilmente troppo ormai. Certo, e lei dice speriamo che magari proprio in seguito all'emergenza possano avere un'accelerata, insomma, queste riforme. Spesso accade così, e noi ce lo auguriamo perché effettivamente l'Italia ha bisogno anche di
togliersi di dosso la burocrazia che rallenta tutto, no? Che poi di questo si tratta, perché si devono fare riforme in quella direzione. Questo poi potrebbe semplificare tutta una serie di processi che ancora scricchiolano proprio per questo motivo. Ottobre è il mese, a mio parere, ma è un parere personale, ottobre sarà il mese decisivo. Ah, ok. Allora io me lo segno e io mi auguro poi di sentirla anche prima di ottobre, ma diciamo che quella potrebbe essere una nuova deadline per fare il punto della situazione, per capire effettivamente se questi passi avanti sono stati fatti. Giusto? Grazie, giusto. Va bene. Allora io la ringrazio naturalmente, dottor Grazie a voi. Petraroli, e a presto sempre sulle fonti TV. Noi andiamo avanti con la nostra premiazione sempre in questa categoria. E continuiamo con il premio professionista dell'anno Compliance and Risk Management. Andiamo subito a scoprire chi si aggiudica il premio. Ascensionato Raffaello Carnà di Carnà & Partners. Per essere considerato da clienti, colleghi e istituzioni il professionista di riferimento in materia di compliance e di gestione del rischio. Per aver stimolato la cultura della chiarezza e della trasparenza facendo proprio il motto perché l'approccio etico al business è sempre un ottimo affare. Noi ascensionato Raffaello Carnà, Managing Partner, grazie e buona serata. Buonasera, grazie tantissimo. Buonasera. Prego, prego. Ecco, se vuole, esatto, un commento al premio, poi io le chiederò un altro commento, però non voglio anticipare, prego. No, io guardi, ringrazio tantissimo, pure nell'ascoltare la motivazione mi fa particolarmente piacere, insomma, l'essere apprezzato dai clienti, dalle istituzioni, ma anche dai colleghi è indiscutibilmente un motivo di grande soddisfazione personale, quindi grazie tantissimo, è un riconoscimento mio, forse anche immeritato, ma è di sicuro di tutto il team, di tutto lo studio che oramai da tanti anni opera nel settore della compliance. Certo, ecco, visto che lei si è rifatto alla nostra motivazione, alla motivazione che ci siamo sentiti di dare a questo riconoscimento, anch'io mi baso sull'ultima frase che poi è il vostro motto, no? Lo ripeto, perché l'approccio etico al business è sempre un ottimo affare. Mi vuole raccontare un po' che cosa significa approccio etico? Guardi, l'approccio etico è un termine abusato, no? L'etica in realtà molti la dichiarano e forse poche volte è coerente rispetto ai comportamenti sono coerenti rispetto alle previsioni. Noi in tantissimi anni di attività ci siamo resi conto che alla fine avere un approccio lineare, corretto, diciamo anche etico, crea le condizioni di mantenimento di posizioni competitive per le imprese, quindi non ci piace non neanche immaginare la possibilità di imprese che noi definiamo raptor, no? Che sfruttano inopinatamente taluni momenti con l'idea di portare a casa dei risultati, dei guadagni. Non pensiamo che necessariamente quello sia il modo di operare, viceversa un atteggiamento lineare consente nel lungo periodo di consolidare le posizioni, no? Le posizioni di leadership, le posizioni di riconoscibilità dal mercato, come persone, come aziende affidabili. Certo, ecco, e se dovessi chiederle anche un significato su tutti di leadership in questo momento, perché ovviamente molte abitudini, anche molti modi di fare, anche professionali, sono cambiati, si sono modificati. Guarda, la leadership, francamente, è l'esempio, no? Un esempio che si dà, diciamo, nel nostro piccolo ai collaboratori, nel grande di un'impresa ai dipendenti, ai colleghi, agli stakeholder che in quell'impresa vedono dei riferimenti. Non sì. Si guida con delle direttive, con gli ordini, o con delle o solo con delle regole. Quindi la leadership è sicuramente impegno, è ciò che gli anglosassoni chiamano top level commitment, quindi esempio rispetto a dei comportamenti virtuosi che nell'insieme creano valore per l'organizzazione. Va bene, direi che abbiamo spiegato anche i punti focali, insomma, della vostra mission e del vostro operato. Quindi grazie ascensionato Raffaello Carnà, Managing Partner appunto di Carnà & Partners, e complimenti per questo riconoscimento.
Grazie tantissimo a voi e ai tanti che ci hanno votato. Eh sì, certo, grazie. Perché dobbiamo ringraziare anche chi effettivamente vi ha scelto, perché voglio dire, bravissimo, non l'abbiamo ancora detto, quello è importantissimo. Va bene, grazie mille, grazie. Ancora, buona serata, grazie e noi mille. Andiamo oltre con la prossima categoria. Passiamo adesso alla categoria diritto penale. Il premio è quello del team legale dell'anno, boutique di eccellenza diritto penale. And the winner is Cerqua e Mettica Studio Legale OAC. La profonda esperienza e la specializzazione nel diritto penale attraverso una struttura legale sinergica e un'elevata competenza giuridica in grado di apportare valore aggiunto nell'assistenza alla clientela fanno della boutique un'eccellenza in ambito legale. Eccoci qui, allora, io so che è collegato con noi l'avvocato Federico Cerqua, co-founder dello studio legale OAC, non so se riusciamo a sentirlo, però ci proviamo, al massimo ci ricolleghiamo dopo. Avvocato, mi sente? Ecco, penso che ci siano dei problemi di audio. Facciamo così, se dalla regia mi danno l'ok, andiamo in pubblicità. Lo avete già visto, il nostro ospite, tra poco torniamo sempre con lui. Ripartiamo proprio da qui. Arriviamo subito. Ed eccoci tornati in diretta sulle Fonti TV, siamo arrivati al diritto penale, la nostra categoria di riferimento con il premio Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale, in collegamento con noi l'avvocato Federico Cerqua, co-founder dello studio legale OAC, e appunto il premio va proprio a Cerqua e Mettica. Buonasera avvocato, ci siamo. Buonasera a voi, finalmente ci siamo. Buonasera, sì, ce l'abbiamo fatto. A più è stato un modo anche per ripetere, insomma, il premio che è stato assegnato a voi. Che cosa commenta rispetto a questo riconoscimento? Beh, due cose. La prima, finalmente una buona notizia, visto il periodo. La seconda, dopo le udienze a distanza che affliggono noi penalisti, adesso abbiamo anche i premi a distanza. A me manca Palazzo Mezzanotte, però un grande ringraziamento, certo, da parte mia, da parte dell'avvocato Mettica, per il riconoscimento che ci è stato attribuito. Esatto, infatti in questo periodo, guardi, mi collego a quello che lei ha detto, non è il primo che dice in questa sede che manca Palazzo Mezzanotte, peraltro manca anche a noi, perché chiaramente, insomma, ha tutta un'altra atmosfera, però mi collego proprio al termine mancanza, no? Sono stati 2 mesi, anzi di più, quasi 3 mesi, nel quale abbiamo dovuto abbandonare necessariamente, a parte alcune certezze ma anche alcune abitudini. Le chiedo a livello professionale che cos'è cambiato, se è cambiato e come intende poi eventualmente trasferire quello che è successo questi 3 mesi nel futuro. Allora, io sono molto critico. Da un lato, la giustizia non può arrestarsi e noi, almeno io come avvocato penalista, devo registrare che la giustizia penale si è arrestata di fronte alla pandemia. Non era successo con la prima guerra mondiale, non era successo nella seconda guerra mondiale, è successo per 3 mesi per questo periodo per la Covid-19. E questo è un fatto grave, gravissimo. Sul quale noi penalisti combattiamo, anche perché l'arretramento della giustizia è un arretramento dei diritti dei cittadini. Parlavo dei processi a distanza, ecco, ecco una mancanza, la mancanza dei diritti. I nostri assistiti, molti di loro, non hanno potuto celebrare il loro processo perché la giustizia era ferma. E quindi questo è il primo tema. L'altro aspetto, sì, la tecnologia ci dà una mano, comunicazioni, notificazioni, per esempio col pubblico ministero oppure col giudice, ora sono più semplici, sono agevolate dai mezzi di comunicazione che prima non venivano utilizzati. E quindi sì, questo può essere sicuramente un aspetto che andrà coltivato anche in futuro. Però a me, come penalista, fa paura la giustizia arrestata dal Covid-19. Sì, come dire che è questo. Sì, questo è, diciamo, il tassello che non riesce proprio a incastrare nella situazione che abbiamo dovuto accettare in questi 3 mesi, ecco, non doveva succedere, perché poi lei peraltro giustamente ha riportato anche altri periodi storici complicatissimi, ora complicatissimi è anche un termine un po' edulcorato, però insomma tipo la seconda guerra mondiale, e quindi insomma lei dice bisogna sistemare, bisogna partire da qui forse per proiettarsi al futuro, cercare di evitare assolutamente che una cosa del genere si riproponga.
Ma certamente si possono fermare gli spettacoli teatrali, si potranno fermare le manifestazioni culturali, ma la giustizia non può, e la giustizia penale in particolare, non può e non deve fermarsi. Certo. Ma è la Carta Costituzionale che lo impone, il 101, il 110, il 111 della Costituzione. Qui invece per 2-3 mesi la giustizia si è fermata, e non veniteci a raccontare che il processo da remoto è la panacea dei mali, perché così non è, anzi, no, certo. Lo stesso processo in videoconferenza si è poi arrestato con la decretazione, il profluvio di decreti che hanno di fatto arrestato anche il processo a distanza. Certo, sì, non a caso lei e anche altri colleghi stanno portando avanti proprio delle battaglie da questo punto di vista, perché se si ferma la giustizia si ferma tutto, cosa banale, ma insomma è chiaro che è così, no? Quindi non deve accadere. Lei però mi ha detto, così poi la saluto, però finalmente una buona notizia, quella del premio, per certo. Guardare avanti con almeno un minimo di ottimismo, no? Esattamente. Finalmente una buona notizia. Finalmente, tra l'altro, vedo prima la mia socia di studio che è vestita, voi non la vedete, di rosso esattamente come lei. Quindi partiamo dal rosso, che è un colore di speranza in qualche modo, di rilancio anche della posizione, della professione legale e in generale della giustizia penale. Bene, bello anche questo riferimento, anche se non vediamo la sua collega, ce la saluti tanto, come... va bene, come saluti tutti coloro che collaborano con lei, insomma, quindi questo è assolutamente, grazie a loro se abbiamo avuto questo premio. È certo, poi ci rivedremo sicuramente dal vivo, non ho dubbi, quindi ringrazio insomma l'avvocato. È una promessa, certo. È quasi una minaccia, esatto, benissimo. Sì, no, vabbè, la mia è una promessa, una minaccia bonaria ci sta, perché vuol dire che dobbiamo rispettarla per forza come cosa, esatto, quindi, esatto. Quindi va bene, se lo segni già in agenda, va bene? L'aspettiamo segnato, presto. Benissimo. Grazie, avvocato. Grazie a voi. Grazie mille. Allora, continuiamo con la premiazione. È vero, il rosso però, no? È simbolo di forza e noi dobbiamo dirci sempre forza. Andiamo avanti. E il prossimo premio è quello di Avvocato dell'Anno, boutique di eccellenza diritto penale White Collar Crime. Il premio va a Guido Camera, studio dell'avvocato Guido Camera. Per la profonda specializzazione in materia acquisita grazie all'esperienza e la capacità di risoluzione di questioni complesse e delicate attraverso il contatto, il confronto e la costante assistenza al cliente. Per la missione dello studio di fornire un'assistenza legale di altissimo livello e estremamente versatile. E con noi naturalmente c'è l'avvocato Guido Camera, titolare dello studio appunto dell'avvocato Guido Camera. Buonasera, grazie per essere qui. Buonasera, grazie a voi. Un commento al premio, io ci leggo subito un'altra domanda così ci può fare un suo discorso introduttivo. La parola versatile che abbiamo sentito nella motivazione si associa assolutamente a quello che abbiamo dovuto mettere in campo a livello professionale in questo periodo. È vero, sì, mi ha fatto piacere questo premio, ma anche diciamo la motivazione che trovo piuttosto pertinente a quello che cerco di interpretare nella nostra professione. È stato un periodo, come sappiamo tutti, complesso, devo dire personalmente molto impegnativo, perché per la diciamo attività, il settore che seguo io, e avendo molte aziende come clienti, mi sono dovuto diciamo ricavare un ruolo di consulenza anche in tempi molto brevi per cercare di dare delle indicazioni operative a tutte quelle aziende che avevano necessità di operare anche nel periodo di lockdown a fronte di una normativa piuttosto confusa, con una produzione direi quasi compulsiva, con questo fenomeno tremendo della diffusione via social di bozze, di testi di legge che non si sapevano poi quale che versione definitiva avrebbero avuto, a queste conferenze stampa del Presidente del Consiglio che anticipavano di giorni, magari di settimane, provvedimenti legislativi di natura governativa. È chiaro che le aziende dovevano operare, dovevano capire quello che potevano fare, dovevano capire quali erano le conseguenze nel caso di violazione di una norma generalmente veramente confusa e quasi bulimica nella sua enunciazione. Dunque
nel periodo noi abbiamo dovuto a nostra volta reinventarci perché non potevamo andare in studio, abbiamo lavorato da casa e devo dire che comunque abbiamo cercato di interpretare questo spirito versatile che poi è la base della nostra professione. Certo, perché poi lei ha citato le tecnologie che sicuramente hanno aiutato, diciamo che abbiamo sempre una doppia faccia, no? delle cose, poi bisogna trarre la parte migliore, cioè noi dobbiamo trarre la parte migliore perché anche la tecnologia ci ha dato il lato peggiore di sé con tutti gli abusi del caso, però ci ha dato anche la possibilità effettivamente di portare avanti quello che facciamo ogni giorno, nel vostro caso anche il contatto seppur diverso con i clienti. È così, credo che questa situazione che abbiamo vissuto metta a nudo il re, nel senso l'infrastruttura digitale, diciamo soprattutto nel settore della giustizia, era completamente impreparata e inadeguata. Ora, al di là di quelle che possono essere delle considerazioni critiche sul processo penale da remoto, che io in larga parte condivido, credo che l'aspetto più negativo è che si è fatta grande demagogia, perché si è voluto fare una norma che prevedeva un cambio radicale del processo penale, è non solo a mio giudizio sbagliata, ma la cosa più grave non essendo preparata in termini di infrastruttura e di cultura. La conseguenza qual è stata? Una norma che doveva essere epocale, che è stata cancellata di colpo nel giro di 2 settimane, e i processi penali che di fatto non si celebrano e non si sa quando ricominceranno a celebrarsi da remoto o in aula. Mi sembra che ci sia solo gran confusione e poche certezze per i diritti. Certo. Questo è uno scenario che quando si invoca l'aiuto dell'Europa forse bisognerebbe nascondere sotto il tappetino, altrimenti non riusciamo a ritagliarci un ruolo da democrazia moderna, economia moderna, come invece dobbiamo assolutamente ricavarci. Insomma, si allinea anche all'intervento precedente, per cui è abbastanza inaudito aver visto la giustizia fermarsi, no? Perché insomma, anche il resto, tutto è importante quando è messo in moto, chiaramente, perché si parla di attività, di imprese e quindi si parla dell'economia, però la giustizia è chiaro che se si ferma blocca tutto il resto, cioè si parte da lì. Certo che se si ferma quella, insomma, non so dove possiamo andare a parare, no? Quindi anche lei mi pare allineato su questo aspetto. Credo che tutti siamo allineati. La cosa drammatica è che si è fermata troppo tardi, nonostante le sollecitazioni dell'avvocatura. Purtroppo abbiamo dovuto avere dei casi di Covid accertati in alcuni magistrati perché si fermasse il sistema, e purtroppo fatica in modo, devo dire, inconcepibile a ripartire. Ma non è un tema di ripartire in aula o virtualmente, bisogna ripartire. E mi sembra che siamo ancora molto prima e non vedo soluzioni se non tanta buona volontà dei singoli. Però mi sembra che sia un po' il metodo italiano. Ecco, sì. Io, guardi, lo dico spesso che gli italiani hanno buona volontà, sono dotati di buona volontà e sanno rimboccarsi le maniche, però insomma ogni tanto bisognerebbe aiutarli proprio per questo, no? Perché sicuramente non attendono seduti che gli eventi passino, ma anzi cercano di fare in modo di anticipare la buona risoluzione. Speriamo, insomma, incrociamo le dita, magari se tutti insieme lo diciamo sempre più a voce alta, qualcosa accadrà. Ma certo, anche l'impegno individuale direi che rimane un valore. Ci abbiamo fatto un paese dal 1946 a oggi sull'impegno individuale, esatto, soprattutto nel settore economico. Va bene, allora grazie per questa chiacchierata molto costruttiva, aggiungiamo ogni volta un punto in più, grazie all'avvocato Guido Camera e complimenti ancora per il premio. Grazie anche a tutti i colleghi. Grazie, e allora noi andiamo avanti, premiate le eccellenze del nostro paese, è un premio ancora più importante, che acquista ancora più importanza proprio per il periodo delicato, andiamo avanti. Passiamo adesso al premio di Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale. Il premio va a Chiara Padovani, Studio Legale Padovani, per l'assistenza qualificata in ambito di diritto penale garantita attraverso soluzioni pratiche e tempestive, celerità e concretezza, per la particolare attenzione al cliente, la professionalità, la trasparenza e la determinazione che fanno dell'avvocato Chiara Padovani un punto di riferimento di valore nel settore. E
E in collegamento con me c'è proprio l'avvocato Chiara Padovani, fondatrice e titolare dello studio. Buonasera avvocato, grazie per essere qui. Buonasera, grazie a voi. Che effetto fa sentirsi dare del punto di riferimento, come abbiamo sentito nella motivazione? Beh, pessimo, nel senso che dà una grande senso di responsabilità. In questo senso, ovviamente, bisogna anche essere ironici, io credo, sdrammatizzare quando si ottengono dei riconoscimenti così importanti e mantenere un principio di relatività, ovviamente, considerando che il lavoro è sempre un lavoro di squadra, dei miei collaboratori, che mi permetterei di citare uno a uno, l'avvocato Simona Adamo, Giulia Angiolini, Francesco Tamburri, Martina Cagossi, Veronica Porati, Giorgia Cesana e Pietro Zaramella. Quindi è un prezioso raggiungimento e conferma di una passione quotidiana che non è mai cessata anche in questa fase di pandemia globale. Ecco, visto che lei ha insomma citato la responsabilità, no? Adesso l'abbiamo detto scherzando, però di fatto ancora di più in questi mesi tutti noi abbiamo dovuto sviluppare un senso di responsabilità, purtroppo anche insomma limitandoci a guardare gli eventi perché non potevamo noi controllarli. Quindi cosa ha significato questo periodo per uno studio come il vostro? Per il nostro studio ha comportato due situazioni particolari. La prima situazione è stata quella di essere in prima linea sul fronte per aiutare le aziende nella revisione dei sistemi 231, quindi di come le aziende potessero gestire la situazione pandemica emergenziale dal punto di vista di tenuta dei sistemi di compliance e dei sistemi 231. E questa è stata una sfida importantissima. L'altro aspetto è stato quello scientifico, e quindi di portare avanti lo studio sulle reazioni del mondo economico, in chiave ovviamente penalistica, a questa situazione. E tra l'altro questo grande lavoro di ricerca ha portato, anche grazie all'Ordine degli Avvocati, a delle bellissime iniziative, di cui una appunto recentissima il 27 maggio, proprio sui modelli 231 e gestione dell'emergenza Covid, ma anche in una pubblicazione collettanea molto, molto interessante, in cui sono coautrice insieme a degli altri eccellenti professionisti, un saggio su compliance 231 in tutti i settori strategici dell'economia italiana, edito dal Sole 24 Ore, che è appena uscita ad aprile. Sì. Quindi diciamo le due direttrici sono sempre state queste: gestione delle emergenze in prima linea e impegno scientifico. E insomma, guardando al futuro, che cosa si sente di aver aggiunto a quello che già in qualche modo, no, faceva parte della vostra mission? Definiamola così. Guardi, io credo che il valore aggiunto sia l'attenzione al sistema penal processuale di fronte all'emergenza. Mi hanno insegnato dei grandi maestri che il sistema penal processuale, come tutti i sistemi, reggono, funzionano, se reggono all'eccezione. La situazione del Covid-19 è una situazione di stress test per tutti i settori, a maggior ragione quello penale. In questo scenario abbiamo pensato non soltanto appunto alla fase dell'emergenza vera e propria, come gestire l'emergenza, ma a quelli che saranno poi gli effetti successivi, gli effetti economici, gli effetti penali. Pensiamo anche alle indagini che sono attualmente in corso. Quindi è una grande opportunità, seppur nel dramma, ma una grande opportunità di gestire questo dramma con ancora più rigore scientifico e professionale. Va bene, insomma una bella sfida, però insomma sfide poi si traducono in opportunità, quindi sicuramente si guarda in questo modo al futuro. Io ringrazio Chiara Padovani, Studio Legale Padovani, fondatrice e titolare, e complimenti ancora per il premio. Naturalmente grazie. Complimenti anche grazie a chi lavora con lei e che ha nominato grazie. All'inizio. Grazie anche al Comitato Scientifico. Grazie molte. Assolutamente. Il nostro Comitato Scientifico che decide sulla base proprio di caratteristiche ben precise a chi assegnare questi riconoscimenti. Andiamo avanti con il prossimo premio.
Continuiamo con Avvocato dell'anno diritto penale lavoro. E il premio va a Elisabetta Busuito, Perroni e Associati, per essere una professionista stimata e dall'indiscussa expertise, per aver assistito con successo numerosi top manager in vicende complesse e delicate attenenti sia ai profili penali sia a quelli lavoristici e collegati alla sicurezza e alla salute dei cittadini. E con me è collegata l'avvocata Elisabetta Busuito. Buonasera, avvocato. Mi sente? Buonasera, buonasera. Perfetto, sì, la sento un po' lontana, ma adesso cerchiamo di sistemare bene l'audio, magari lei si avvicini un po', adesso cerchiamo di capire se la sento. Allora, naturalmente io mi baso spesso sulla motivazione che ho appena letto e per quanto la riguarda, quella che la riguarda ha due parole chiave proprio specifiche di questo momento storico: sicurezza e salute dei cittadini. Io le chiedo naturalmente un commento su questo riconoscimento e poi come avete gestito questo periodo. Grazie, cerco di alzare la voce sperando che lei mi senta, che lei e tutti possiate sentirmi bene. La sento avvocato, dovremmo sentirla bene, prego. Perfetto, intanto un ringraziamento per questo riconoscimento che ovviamente condivido virtualmente con gli altri colleghi di studio che veramente ci supportano l'attività professionale che mi ha fatto piacere ricevere questo specifico premio in questa materia, posto che è una materia di dedico da tempo e anche nell'ultimo anno mi ha consentito di ottenere dei riconoscimenti in termini ovviamente di sentenze assolutorie. Che ha dei riflessi penalistici importanti e come prima nell'indicazione del premio anche delle correlazioni ormai da diversi anni significative con la materia della sicuramente è una materia, tralasciando un attimo l'aspetto penale e l'aspetto del premio e dell'attività professionale svolta, abbiamo molto sentito parlare in questi mesi di lockdown grazie alla popolazione italiana ed è un tema sul quale penso ci confronteremo ancora più e sicuramente avremo delle conseguenze, degli strascichi, sicuramente delle iniziative da parte di chi non ha ragione, è passato il potere di essere stato certo. Preso di aver visto avvocato, faccia una cosa, provi a togliere gli auricolari, a metterli, mi dicono dalla regia. Siamo in diretta, non c'è problema, io le do le indicazioni che i miei colleghi prontamente, che ne sanno anche più di me peraltro, quindi lo dico, mi suggeriscono dalla regia, provi a metterli e così almeno vediamo se la sentiamo un po' meglio, perché abbiamo recepito insomma la parte più importante del discorso, però è un peccato se non la sentiamo proprio perfettamente. Provi a parlare. Vado a prendere perché io mediamente sono un prodotto di articolari o quelli senza attività. No, purtroppo abbiamo. Allora, facciamo così, io non lo so, tutto work in progress con la regia. Adesso possiamo andare in pubblicità, esattamente, stavo dicendo la stessa cosa. Andiamo in pubblicità, lei rimanga collegata, avvocato, vediamo se riusciamo a sistemarlo in pubblicità e poi riparlo con lei. Arriviamo subito. Perfetto, grazie.
Eccoci tornati in diretta, ancora in collegamento con l'avvocato Elisabetta Busuito, che vado a ritrovare e a salutare Perrone Associati per il commento del premio. Avvocato, ecco, adesso la sento meglio. Sì. Ecco, sì, scusate, ma pensavamo che funzionasse tutto, eravamo abituati alle nostre, ai nostri incontri dal vivo e adesso dobbiamo... Speriamo per poco tempo abituarci a questi incontri virtuali. Esatto, non si preoccupi, in realtà era un test anche per la regia, perché le avevo tessuto le lodi di chi lavora in regia, quindi effettivamente hanno rispettato anche il tutto. A parte gli scherzi, allora rifacciamo un po' il discorso che va insomma un po' a definire che cosa significa questo riconoscimento in questo periodo, così almeno ripartiamo da capo. Certamente, è un riconoscimento che sicuramente ha una sua grande attualità, lo ha in generale perché le tematiche penali e lavoristiche si incrociano, diciamo così, e quindi noi lavoriamo, io lavoro spessissimo con i colleghi esperti di diritto del lavoro, tutte le volte evidentemente che si creano delle interconnessioni. Da alcuni anni poi esiste anche tutta la tematica della 231 connessa a quelli che sono i reati in materia infortunistica e quindi evidentemente crea anche l'occasione per delle correlazioni, delle interconnessioni sempre molto, molto interessanti con altre professionalità. Certamente il tema della salute e della sicurezza ha tenuto banco, ancorché semmai un po' meno nello specifico rispetto alle aziende, perché è un qualcosa che chiaramente ha coinvolto tutti noi cittadini, indipendentemente dalla categoria professionale o non professionale cui appartenessimo, e quindi sotto questo profilo è certamente un argomento di grande attualità. A noi è già capitato, già durante il lockdown, visto che chiaramente sia pur con tutte le difficoltà e le modifiche del caso abbiamo continuato a lavorare per i nostri clienti, di occuparci specificatamente di fare il punto, un punto che poi cambiava molto di frequente per effetto di tutti i vari provvedimenti che si sono andati a susseguire, su quelle che potevano essere anche le conseguenze, i rischi legati al penale, ovviamente, che è la materia di cui ci occupiamo noi, connessi al Covid, e sicuramente è un qualcosa di cui continueremo ancora a parlare, perché è chiaro che sia in ambito impresa-azienda, sia in ambito anche della responsabilità medica di cui pure mi occupo, certamente noi penalisti saremo chiamati a affrontare delle nuove sfide, dei nuovi interventi rispetto a un qualcosa, questa pandemia che diciamo ha rappresentato almeno per noi, per la nostra generazione, un novum assoluto. Certo, insomma. Certo, assolutamente. Beh sì, lei ha detto una cosa molto importante, cioè le sfide che siamo costretti ad affrontare, questo però si ricollega all'importanza di avere una strategia di base che possa appunto andare a parare i colpi. Beh, certamente, infatti alcuni dei nostri clienti, alcune aziende si sono già, come dire, mosse in anticipo, perché come noi diciamo spesso, il penalista non deve essere solo visto come colui che interviene quando la patologia è già in atto, ma dovrebbe essere utilizzato prima che la patologia intervenga, se possibile per evitare che intervenga. O certo. Quantomeno per far sì che intervenga, diciamo così, con in forme meno gravi, e quindi sicuramente ci sono aziende che, oltre a tutte le tematiche diciamo extra penali, hanno già cominciato a muoversi chiedendo appunto un'attività di supporto, chiaramente consulenziale in questo caso, al penalista, proprio per mettere in piedi una strategia che li tuteli quanto più possibile nell'eventualità, che evidentemente non può escludersi, di avere dei procedimenti penali aperti a seguito di denunce che dovessero essere presentate da chi ritenga di essere stato vittima o di avere un congiunto vittima di questo Covid. Perfetto, benissimo. Allora, grazie, perché così abbiamo fatto una bella panoramica tra passato, presente e futuro, mettiamola così. Io quindi la ringrazio, grazie Elisabetta Busuito, founding partner di Perroni e Associati, e complimenti per il premio. Mi auguro di vederla grazie. Presto, buona giornata.
Volentieri, grazie, arrivederci. Grazie, e noi continuiamo con il prossimo premiato, andiamo a scoprire chi è. Il prossimo premio va allo studio dell'anno diritto penale ambientale. E the winner is Studio Bolognesi Avvocati Penalisti d'Impresa. Per confermarsi per il quinto anno consecutivo lo studio di riferimento in materia di responsabilità degli enti e di diritto ambientale. Per l'approccio scientifico al diritto, arricchito dall'esperienza e dalla sinergia del team dei professionisti che hanno portato a importanti risultati in Italia e non solo, anche all'estero. Do il benvenuto in collegamento all'avvocato Dario Bolognesi, il fondatore dello Studio Bolognesi. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Buonasera. Allora, poi io le leggerò anche dei punti della motivazione. Prima le faccio dire qual è l'importanza di un riconoscimento come questo. Ma è importante per me e soprattutto per i miei collaboratori che sono oggi qui vicini nello studio, anche se purtroppo non siamo come al solito convivialmente seduti attorno a un tavolo. Dovete mantenere le distanze di sicurezza. Infatti, quello è vero. Però insomma, come avete, le chiedo subito, a questo punto mi ha dato un assist, come avete portato avanti il lavoro in questi mesi, proprio per queste difficoltà di contatto? Insomma, il vostro mestiere è fatto molto dai contatti, no? Sì, per la verità lo studio non è mai rimasto chiuso perché si è lavorato molto da casa, ma facendo dei turni ed essendo il nostro studio organizzato in stanze diverse, siamo stati quasi sempre presenti, seppure appunto non tutti nello stesso tempo. Perché, come ho sentito dire anche ad altri colleghi, ci sono state delle emergenze continue che ci hanno costretto a proseguire la nostra attività nei confronti della clientela. In particolare, ovviamente, noi ci occupiamo di imprese e quindi coloro che hanno continuato a svolgere un'attività perché si trattava di attività essenziali avevano il problema di verificare insieme a noi i loro protocolli proprio per evitare situazioni di colpa ove si fossero verificati dei casi di Covid nell'ambito del lavoro. E quindi lì si è discusso a lungo se queste guarentise, queste situazioni di prevenzione verso la malattia facessero parte del documento di valutazione dei rischi o meno. Noi alla fine abbiamo ritenuto che si trattasse di un falso problema perché è vero che il rischio era esogeno rispetto alle problematiche lavorative vere e proprie, però nel momento in cui l'impresa si doveva organizzare, nel momento in cui il datore di lavoro doveva garantire la sicurezza dei lavoratori, ovviamente era necessario implementare la 231, implementare il documento di valutazione dei rischi o quantomeno svolgere un'approfondita analisi di rischio all'interno dei protocolli e porli in appendice al documento di valutazione dei rischi. E quindi siamo stati molto impegnati in questo senso. Certo, assolutamente. Infatti nella motivazione si legge proprio l'approccio scientifico al diritto, arricchito dall'esperienza e dalla sinergia del team dei professionisti. Quindi diciamo che avete combinato già tutto ciò che sta alla base della vostra mission, ancora di più forse in questo momento, no, avvocato? Siamo molto impegnati in questo momento per preparare i processi che si profilano in ottobre. Certo.
sono state fissate molte udienze preliminari, alcuni dibattimenti in materia ambientale e quindi diciamo, i reati di cui si discute sono l'inquinamento ambientale e il disastro e quindi stiamo lavorando per preparare questi processi che interessano sia le persone fisiche che gli enti, perché ovviamente la persona giuridica, la società, è chiamata in causa in questi procedimenti ai sensi della 231. Ecco, quindi diciamo saremo messi alla prova in autunno, prima di tutto in ordine alla tenuta dei nostri modelli, cioè i giudici verificheranno la idoneità e l'efficacia dei modelli che abbiamo costruito insieme ai dirigenti della società e attraverso le interviste degli apicali e delle funzioni delle varie società. E naturalmente poi sia per gli enti sia per le persone fisiche si dovrà discutere della sussistenza di questi fatti contestati di inquinamento o di disastro che hanno degli elementi costitutivi che riguardano dei concetti che ancora la giurisprudenza di legittimità e di merito non ha individuato in modo consolidato. Cioè quando si parla, diciamo, della compromissione o del deterioramento significativo di una matrice ambientale, ovviamente che sia misurabile, ovviamente si pongono dei problemi di interpretazione tecnico-scientifica molto importanti, e così anche quando si parla di irreversibilità di un ecosistema, il reato di disastro, l'interpretazione è difficile, è collegata a valutazioni scientifiche molto peculiari e quindi, come dicevo, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità non si è ancora consolidata su questo punto, quindi è un impegno, certo, quello che dobbiamo affrontare, notevole. Ecco, però lei dice giustamente, insomma, il bilancio effettivo verrà fatto poi in autunno, quando tutto in qualche modo riprenderà il suo normale corso, ecco, ecco, va bene. Allora, io la ringrazio, ringrazio lei, avvocato Bolognesi, ringrazio tutti i suoi collaboratori, tutti coloro che sono coloro che, diciamo, meritano il premio. Va bene, no, lo meritate tutti insieme, no? Visto che abbiamo parlato di collaborazione effettiva. Grazie ancora e, insomma, ci risentiamo presto per magari il bilancio autunnale, come diceva lei. Bene, grazie infinite, arrivederci. Grazie, grazie a lei. Noi continuiamo con il prossimo premiato. Continuiamo con l'avvocato dell'anno, diritto penale finanziario. Il premio va a Giorgio Perroni, Perroni e Associati, per confermarsi il legale di riferimento in materia di diritto penale bancario e finanziario in fase giudiziale e stragiudiziale, per la portata dei processi seguiti e per le sentenze ottenute che hanno fatto giurisprudenza, per l'approccio trasversale e il continuo aggiornamento che lo rendono un autentico principe del foro. Un autentico principe del foro, avete sentito la nostra motivazione. Io vado a salutare l'avvocato Giorgio Perroni, founding e managing partner di Perroni e Associati. Buonasera. Forse abbiamo difficoltà di audio, vediamo se riusciamo a sentire l'avvocato, altrimenti o andiamo in pubblicità o ci prendiamo appunto una piccola pausa. Se dalla regia mi dicono qualcosa, vediamo cosa fare. Andiamo in pubblicità? Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci tornati in diretta con i nostri Le Fonti Awards. Allora, in collegamento con me l'avvocato Giorgio Perroni, founding and managing partner di Perroni e Associati, per il ritiro a distanza del premio, ma insomma sempre di un premio si tratta. Buonasera avvocato.
Buonasera, buonasera a voi. Io ricordo che è avvocato dell'anno diritto penale finanziario. Io le stavo passando la parola prima della pubblicità sull'ultima parte della motivazione che accompagna il riconoscimento, cioè un autentico principe del foro. È stato associato, insomma, a questa espressione perché si conferma il legale di riferimento proprio in materia di diritto penale bancario e finanziario. Allora, lascio a lei un commento per mentre ritira appunto virtualmente questo premio. No, ma il commento è che quest'anno è una soddisfazione doppia, no? Al di là della mia persona c'è stato anche il riconoscimento dell'avvocato Busuito e quindi forse in quest'anno più che mai il riconoscimento va a tutto lo studio, perché senza lo studio io e l'avvocato Busuito potremmo combinare ben poco. Eh sì. E quindi la soddisfazione doppia, tripla, ma va condivisa con tutti i colleghi dello studio che in realtà da anni condividono un progetto, lo portano avanti con determinazione e questa è la cosa sinceramente che mi dà più soddisfazione. Infatti prima l'avvocato Busuito ci diceva proprio questo, no? Insomma, il ringraziamento in generale al lavoro che viene fatto di concerto, ancora di più in questo periodo, immagino, perché se da una parte non potevamo stare fisicamente vicini, ancora di più si è dovuto aumentare in qualche modo, no? la vicinanza più professionale, più mentale. Sicuramente noi abbiamo ovviamente come tutti continuato a lavorare, è stato un periodo in cui abbiamo avuto anche la possibilità di approfondire varie questioni e ci stiamo preparando per quella che sarà, auspico, una ripresa la migliore possibile per tutti, per noi avvocati e per le aziende soprattutto che noi assistiamo e che abbiamo assistito in tutti questi anni. Ecco, quali sono le domande che le aziende vi fanno più frequentemente in questo momento? Ma diciamo che attengono più che altro alla problematica 231, che in questo momento è la problematica più sentita e quindi una verifica, un ritocco dei modelli. Poi ovviamente la speranza è quella che il mercato riprenda, che queste aziende possano riprendersi e far riprendere soprattutto le persone che lavorano per loro, che sono quelle che soffrono di più. Certo, assolutamente sì, perché altrimenti, insomma, diciamo che si parte da voi, si parte dal tema della giustizia, l'abbiamo ripetuto anche più volte durante questa serata, nel corso della premiazione, si parte da lì per poi a catena, insomma, andare a risolvere tutte le problematiche che si sono create in questi tre mesi, no? Per arrivare poi al prodotto finale, cioè quello di risanare un po' tutti gli spazi che si sono svuotati in questo momento. Quindi il vostro è un compito arduo, avvocato. Sì, il nostro secondo me è un compito soprattutto consulenziale, no? Sì. Cercare cioè di diciamo, mettere in sicurezza l'azienda con riferimento a tutte quelle problematiche che inevitabilmente l'azienda si porterà avanti, speriamo per poco tempo, ma che comunque sono quelle attualmente più significative in materia di sicurezza del lavoro, di sistemazione dei vari modelli, e speriamo che il nostro sia solo un lavoro consulenziale. Va bene, allora io ringrazio naturalmente l'avvocato Giorgio Perroni, Perroni Associati, Founding and Managing Partner. Grazie. Grazie a voi e a tutti. E complimenti al vostro studio in generale, perché insomma sono arrivati due riconoscimenti nello stesso momento, insomma negli stessi awards. Andiamo avanti con il prossimo vincitore. E passiamo all'avvocato dell'anno diritto penale. Il vincitore di questo premio è Giuseppe Fornari di Fornari e Associati. Per aver seguito tutti i principali processi penali che coinvolgono primari gruppi e manager d'azienda in ambito societario, ambientale, finanziario e tributario, per essere non solo un avvocato stimato, ma un mentore in grado di puntare su giovani e brillanti collaboratori, incarnando così lo spirito più alto della professione forense. Insomma, non posso che definirlo mentore a questo punto, il nostro prossimo ospite, che è l'avvocato Giuseppe Fornari, founding partner di Fornari Associati. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei, grazie davvero per questo riconoscimento.
un riconoscimento importante. Questa parola che lei ha utilizzato è una parola che mi commuove e che mi fa pensare ad una scommessa vinta, la scommessa di puntare su un, fin dalla fondazione di questo studio che porta il mio nome, su un gruppo di giovanissimi che sono cresciuti accanto a me, sono ancora molto giovani ma sono professionisti affermati e riconosciuti dal mercato e dai clienti, hanno già tanta autorevolezza e tanta capacità di fare team. Ovviamente il premio è condiviso con loro. Certamente. Ed è davvero un termine che mi fa piacere. Bene. I giovani sono fondamentali. La scommessa era quello di creare uno studio che fosse capace di primeggiare, di stare dentro il mercato nei processi importanti, ed avendo come clienti società importanti, ci siamo riusciti con questi giovani straordinari che ho accanto e che saluto, che non nomino uno per uno perché sono tantissimi, sono quasi 20. Beh, insomma, sono tanti, sì, li salutiamo comunque tutti quanti, indipendentemente dal nome e cognome. Saluto tutti e vi ringrazio davvero. Lei, avvocato, è riuscito quindi, al di là del fatto di avere questo rapporto privilegiato, no, con questi giovani, ed averli scoperti, di aver fatto scattare il famoso rapporto di fiducia con altre persone, perché poi diventa effettivamente una caratteristica base affinché il rapporto, non solo professionale, ma insomma in questo caso parliamo della professione, possa svilupparsi in modo eccellente. E così lei ha utilizzato una parola che considero chiave in questo momento, la parola fiducia, che è quella che vorrei trasmettere, che cerco di trasmettere ai miei giovani colleghi, ma che vorrei trasmettere anche ai giovani colleghi che si affacciano alla professione. È un momento ovviamente molto complicato, ne avete parlato, ne hanno parlato i colleghi che mi hanno preceduto e che saluto, e ne approfitto per dire che è un momento davvero, davvero delicato. Ovviamente siamo dentro ancora a uno dei momenti più drammatici per certi versi del nostro paese. Naturalmente dobbiamo essere consapevoli che davanti a situazioni di questo tipo si creano delle sfide epocali importanti. Noi dobbiamo essere all'altezza di queste sfide. È un momento in cui la giustizia è sotto pressione e per certi versi paralizzata, ed è anche un momento in cui si discute molto della credibilità, la credibilità degli operatori di giustizia. Uh-huh. E noi dobbiamo auspicare che la magistratura ritrovi tutta la sua credibilità necessaria, perché è uno dei poteri fondamentali dello Stato, e naturalmente noi dobbiamo fare la nostra parte. Io direi che la parola chiave, oltre che fiducia, è rispetto reciproco. Dovremmo essere all'altezza dei tempi che ci è toccato di vivere, lavorando insieme nel rispetto reciproco, prendendo esempio da chi ha avuto sotto questo profilo comportamenti virtuosi, da chi rispetta il proprio interlocutore, anche se siede su una postazione diversa dalla propria. Da questo punto di vista mi consenta di rubarle ancora un secondo. Prego. Per menzionare una persona, per un ricordo. E pochi giorni fa è scomparsa un giovane magistrato a Lecco, un magistrato di 44 anni che avevo avuto la ventura e la fortuna, anzi, di conoscere. È morta in circostanze tragiche, ma la voglio ricordare perché pur così giovane aveva questa caratteristica, sapeva riconoscere i propri interlocutori e aveva un grande rispetto per gli avvocati. Ecco, noi credo che insieme dobbiamo lavorare con i magistrati, rispettandoci nella diversità dei ruoli e anche nella diversità delle posizioni, ma sapendo che è necessario intervenire sulla giustizia, frenare le furie giustizialiste e demagogiche, ricordando che il penale è l'estrema ratio, e cercando di dare il nostro contributo alto perché la professione, il sistema di giustizia funzioni, sia al servizio dei cittadini e delle imprese. Direi che se lei è d'accordo con questo saluto che lei ha fatto, questo ricordo, io chiuderei il collegamento. Ma perché? Perché mi sembra proprio il modo migliore per guardare
in modo, come dire, roseo verso il futuro, che ha ancora tante ombre, lo abbiamo già detto, che ha ancora tanti punti interrogativi, però insomma, ricordando anche una persona che a suo parere ha dato il suo contributo, credo che sia la cosa migliore. È d'accordo, avvocato? Sono d'accordo e vi ringrazio molto, è un premio che davvero mi fa davvero tanto piacere, mi sento davvero molto onorato e anche onerato dalla necessità di portarlo avanti con i giovani e con i colleghi che mi supportano quotidianamente. Esatto, poi grazie. Avvocato, ci sentiamo in futuro, così mi racconterà ancora che cosa sta accadendo. Grazie, grazie mille. Molto volentieri. Grazie mille, naturalmente, all'avvocato Fornari. E adesso noi andiamo alla prossima categoria. Sempre per questa categoria andiamo a vedere il team legale dell'anno, boutique di eccellenza, contratti di agenzia e di distribuzione commerciale. Il premio va allo studio legale Menichetti per l'ampia preparazione ed esperienza sin dalla sua nascita nel diritto della distribuzione commerciale, in particolare del contratto di agenzia. Per l'elevata specializzazione, la tempestività di risposta, la correttezza e lealtà nei rapporti con i clienti e la concreta conoscenza del mercato. E andiamo a salutare l'avvocato Andrea Dellomarino, partner studio legale Menichetti. Buonasera. 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 Grazie della presentazione. Benvenuto, le chiedo un commento appunto, abbiamo centrato i punti giusti nella motivazione? Sì, volevo preliminarmente sottolineare che il nostro studio, con questo premio che ci avete riconosciuto quest'anno, è per il 7° anno consecutivo vincitore di un premio delle fonti. E quest'anno ci viene riconosciuto sempre nell'ambito di quelli che sono le materie di diritto del lavoro, nell'ambito appunto dei contratti d'agenzia, che il nostro studio, così come tutte le altre materie di cui l'articolo 409 CPC ha sempre seguito sin dalla fondazione da parte del professor Menichetti nell'ormai lontano 1969. Quindi è oltre 50 anni dalla fondazione e il materia dell'agenzia è sicuramente una di quelle che in lo studio, come dicevo, ha sempre seguito fin dall'inizio. Voglio ricordare che il professor Pier Rudolfo Menichetti, fondatore dello studio, già nel 1980 pubblicava sui quaderni della rivista di diritto del lavoro il libro Rapporti di agenzia e discriminazione per motivi sindacali, attestando così l'interesse che lo studio ha sempre avuto per quello che riguarda anche questa materia. Certo. E d'altro canto lo studio ha sempre seguito anche a livello internazionale i contratti tipici ed atipici della distribuzione commerciale, anche in qualità di socio di ELEX, Euro Latam Lex, che è un'associazione internazionale di studi legali avendo sede a Madrid. Ecco, avvocato, visto che abbiamo parlato di correttezza e lealtà nei rapporti con i clienti, come avete gestito i rapporti con i clienti in questi ultimi mesi? Ma lo studio fortunatamente è sempre riuscito a rimanere aperto, anche perché la sede principale è a Verona, quindi anche se la sede di Milano è rimasta chiusa, le sede di Bolzano e la sede di Trento non abbiamo più potuto recarci, la sede di Verona e la sede della provincia di Verona, che è l'altra sede di Legnago, sono sempre rimaste aperte e lo studio ha sempre fornito quindi un servizio puntuale e tempestivo tramite i soci anche in questo periodo. Per di più, essendo, come dico, la nostra una materia che è stata grandemente interessata dalla legislazione emergenziale, direi che anche questi mesi per noi sono stati molto impegnativi e molto fattivi, tenuto anche conto della tipologia di clientela di grande rilevanza che ha lo studio. E quindi posso dire, ma senza utilizzare falsa modestia, che lo studio è rimasto è riuscito a fronteggiare anche in questi mesi così difficili della pandemia
la situazione offrendo un puntuale servizio a tutta la propria clientela. Va bene, d'accordo. Quindi insomma, sempre di buon auspicio anche per il futuro. Non vi siete fermati in periodo di lockdown, figuriamoci da adesso in avanti. Esatto. Certamente così, come il lavoro è poi in questi giorni, in queste settimane, dopo la fase diciamo più dura, anche grandemente riaumentato, quindi siamo molto fiduciosi anche nel futuro e riteniamo di aver fatto per la nostra clientela, come sempre, un bel lavoro, un buon lavoro. E quindi riteniamo che anche il riconoscimento che ci avete dato pure quest'anno sia un'ulteriore conferma dell'attività che lo studio legale Menichetti ha fatto, che sta facendo da oltre 50 anni. Ottimo, questi sono riconoscimenti che sono decisi dal comitato scientifico proprio delle Fonti Awards. Grazie all'avvocato Andrea Dellomarino, partner dello studio legale Menichetti, e buona serata. Grazie, buona serata. Grazie. Noi andiamo in pubblicità e subito dopo torniamo con la categoria diritto del lavoro. Continuiamo su questo tema. Passiamo al prossimo premio, che è quello di professionista dell'anno, boutique di eccellenza, diritto sindacale e relazioni industriali e istituzionali. Il premio va a Massimiliano Arlati, di studio Arlati Ghislandi. Per la grande preparazione in tema di diritto sindacale, relazioni industriali e istituzionali, e per essere il cofondatore di uno studio poco tradizionale che si propone invece di essere più una società di consulenza concepita per gestire progetti in team, con naturalmente l'obiettivo dell'eccellenza. Studio poco tradizionale, lo avete sentito nella motivazione che ho letto poco fa. Io saluto l'avvocato Massimiliano Arlati, Managing Director dello studio. Buonasera e bentrovato. Buonasera, buonasera. Studio poco tradizionale, è anche per questo che il nostro comitato scientifico ha deciso di assegnarvi questo premio. Allora, mi spieghi perché, anche insomma, un commento a margine del premio stesso. Ma non è completamente merito nostro, noi abbiamo sempre avuto a che fare con delle aziende multinazionali e quindi con dei grossi progetti di outsourcing che non possono essere gestiti nel modo tradizionale da un professionista unico che si occupi di una pratica o di un insieme di pratiche. Per questo abbiamo sviluppato un concetto un pochino innovativo, devo dire, nei confronti, guardando i miei colleghi, che è quello dell'approccio in team, dove la multipraticità viene analizzata e viene affrontata in modo sinergico da più professionisti e da più team. Questo ci ha consentito di lavorare innanzitutto con un livello professionale leggermente più alto, perché evidentemente le cose sono curate dallo specialista singolo e specialista della materia. Contemporaneamente ci consente volumi di lavoro indubitabilmente notevoli. Certo, ecco, con che prospettiva state guardando e analizzando questo periodo, ovviamente in versione di futuro? Cioè, insomma, credo che siate proiettati già oltre a questo mese, che ha visto comunque la ripartenza di tutte le attività. La ripartenza, mi viene da dire, proprio del paese. Ma noi facciamo un lavoro molto in controtendenza, nel senso che, occupandoci di gestione degli esuberi, è chiaro che nei momenti in cui le aziende soffrono perché hanno a che fare con una necessità di riduzione delle risorse, noi abbiamo il nostro carico maggiore di lavoro e contemporaneamente abbiamo la maggiore spinta dal punto di vista professionale, perché sono temi in cui sbagliare è veramente ha degli effetti negativissimi. Quindi siamo stati molto carichi per tutto quanto il periodo e direi che siamo riusciti a dare, da un certo punto di vista, sia un alto contenuto di informazione sia una discreta quantità di lavoro supportando tutte quante le varie aziende. Per il futuro, anche grazie probabilmente a questo premio, la vediamo molto rosea, nel senso che il lavoro fatto fino adesso, che è stato anche un lavoro di riduzione, adesso si consolida e consente probabilmente i progetti di sviluppo delle aziende, quindi la parte, da un certo punto di vista, motivazionalmente più interessante, più bella. Certo, certo. Beh, mi fa piacere sentire
che grazie anche a questo premio vedete la situazione più rosa. Effettivamente è di buon auspicio, dai, diciamoci la verità, anche perché comunque vuol dire, se siamo arrivati a parlarne oggi in un momento in cui c'è tanta incertezza, vuol dire che la strategia messa a punto proprio in passato è servita a qualcosa, no? Si dice sempre, io l'ho ripetuto anche nei nostri awards di ieri sera, che è meglio prevenire che curare, e quindi è un po' la formula che si può associare anche nell'ambito di riferimento di cui stiamo parlando questa sera. Ma glielo dico l'anno prossimo se ci premierete ancora. Va bene, questa va bene, ok, io me lo segno, mi ricorderò quello che mi ha detto, anzi devo parlare col comitato scientifico, però insomma se mettiamola così, io lancio anche a lei una sfida, se porterete avanti tutto quello che mi ha detto questa sera e soprattutto se continuerete con la strategia che avete messo a punto in passato, indubbiamente ci vedremo ancora. Bene. Così abbiamo una doppia, abbiamo legato il fazzoletto a una doppia cosa, va bene? Mi ha legato, sì sì. Davvero, allora ce lo ricorderemo. Senta, è stato anche molto simpatico, grazie mille all'avvocato Massimiliano Arlati e complimenti ancora per questo premio. Grazie a voi, saluti. Grazie, arrivederci e noi continuiamo ancora, andiamo a vedere il prossimo premiato. Passiamo all'avvocato dell'anno boutique di eccellenza diritto del lavoro. Il premio va a Maddalena Boffoli, studio legale Boffoli, per la competenza in ambito giuslavoristico e per la sua passione che la portano alla ricerca di soluzioni innovative a un'assistenza su misura, per farsi portavoce del diritto del lavoro e dell'equo compenso anche a livello istituzionale, ottenendo risultati storici non solo per i propri clienti, ma per la comunità intera. E naturalmente è con noi questa sera l'avvocato Maddalena Boffoli, founder dello studio legale. Buonasera. 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 Grazie. Grazie, devo dire, insomma, è sempre un onore essere con voi quest'anno in maniera ancora, devo dire, più significativa, visto il periodo che chiaramente che stiamo attraversando, e quindi è un privilegio, devo dire, per me, per tutta la mia squadra che stasera ovviamente è qui con me. Infatti vi vedo tutti, io ringrazio e saluto tutti, perché naturalmente ho citato lei, però chiaramente il team in questo momento particolare è fondamentale. Peraltro adesso le do subito la parola, avvocato, ancor di più quando parliamo di diritto del lavoro. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che chiaramente questo periodo di grave crisi economica ed emergenziale sanitaria ha impattato su tutto il sistema lavorativo, come tutti quanti sappiamo. Quindi il nostro supporto in questo periodo nei confronti delle aziende è stato costante per cercare di fornire comunque quegli aiuti necessari a garantire comunque il rispetto della continuità aziendale, che diventa fondamentale per l'economia di tutto quanto il paese. Poi. Certo, certo. Ecco, quali sono, insomma, è retorico che io le chieda quali sono le criticità che più rilevate in questo momento, però insomma può servire anche per capire come fare a superare tutte le incertezze piano piano. È chiaro che bisognerà avere un po' di pazienza, no, avvocato? Assolutamente sì, il tema chiaramente ha impattato in maniera assolutamente rilevante su tutti quanti noi, quindi devo dire che sia le normative che si sono susseguite, i famosi DPCM, le normative a livello regionale non sono sempre state particolarmente chiare, quindi chiaramente c'è stata anche una difficoltà interpretativa, e il supporto e comunque la collaborazione tra noi avvocati giuslavoristi e le aziende è stata fondamentale per cercare di capire come gestire al meglio la corretta continuità aziendale dove è stata garantita, perché come sappiamo nella prima fase chiaramente c'è stata purtroppo la chiusura di tutta una serie di attività a salvaguardia della salute chiaramente dei lavoratori. Questo però ha comportato chiaramente un affiancamento costante, infatti noi anche in famoso smart working, devo dire, eravamo chiamati costantemente a supportare le aziende su qualsiasi scelta dovesse essere fatta, quindi dalla scelta della cassa integrazione allo smart working, piuttosto che nella fase 2 anche nella possibilità
nelle modalità di rientro al lavoro, senza considerare poi anche tutta la tematica della riconversione anche lavorativa di alcune aziende che, pur di garantire la continuità aziendale, hanno riconvertito la propria attività anche, voglio dire, in altri settori, in quelli che erano chiaramente consentiti in maniera dalle norme. Avvocato, guardi, io mi rifaccio ancora alla motivazione che abbiamo sentito poco fa, al di là del fatto di aver messo in evidenza ovviamente il diritto del lavoro e del fatto che lei e il suo studio possiate e siate di fatto portavoci proprio del diritto del lavoro, che già di per sé è qualcosa di eccellente in questo momento, ma in più si parla di un'assistenza su misura. Un'altra esigenza è questa, proprio perché io l'ho chiesto poco fa, insomma, ci sono tante criticità, tante richieste che partono proprio anche da condizioni e esigenze diverse, e bisogna insomma fare sintesi rispetto a tutto questo, e non è affatto scontato. Assolutamente non è fatto scontato, perché noi immaginiamo soltanto anche le misure che sono state adottate per la capacità di ripresa, quindi dell'attività lavorativa, sia a livello dimensionale sia a livello organizzativo. Ogni azienda ha un proprio core business, quindi varia la necessità, variano le necessità chiaramente in un momento di così particolare, ovviamente, rilevanza. Il famoso su misura, come nell'intervista dell'anno scorso avevo detto, no? La differenza di una boutique d'eccellenza è un po' come una sartoria, poi di fatto, riuscire a vestire su misura quella che è la soluzione ideale per il cliente. Tutto questo fatto con, infatti, mi permetto di dedicare, devo dire, questo premio, un grazie particolare a tutti i clienti che si sono sempre fidati e affidati, ma a tutta la squadra che è qui con me e che giornalmente mi supporta con tenacia, determinazione, professionalità ed entusiasmo, che è quello che poi effettivamente ci aiuta a vincere ogni giorno le piccole e grandi sfide che dobbiamo affrontare a fianco dei clienti e che rendono davvero unico poi il nostro lavoro. E oggi l'avvocato Boffoli in realtà non è più avvocato Boffoli, ma è lo studio legale Boffoli con tutta la squadra che è qui con me. Questo è molto bello, e appunto possiamo poi rimandare tutto alla parola fiducia, sia la fiducia tra di voi e i clienti, quindi quella che i clienti hanno nei vostri confronti, ma anche quella che esiste tra di voi. E guardi, io uso ancora questa parola, anche questo fatto non è scontato, perché insomma a volte ci si sopporta e basta, invece lì dalle sue parole insomma emerge proprio l'entusiasmo di cui parlava lei prima. Quello assolutamente, io credo che noi viviamo, e ne abbiamo avuto la prova, perché ogni tanto secondo me lo dimentichiamo, nel paese più bello al mondo, siamo circondati ed educati al bello, e secondo me è quello che fa la differenza, che ci rende entusiasti nell'affrontare le cose. Io ho la fortuna di collaborare con professionisti di assoluto livello che sono quotidianamente motivati dalla passione che hanno per questo lavoro. Certo. Questo secondo me fa la differenza sulla modalità di affrontare chiaramente ogni volta una situazione, perché ciascuno di noi la sente propria. E questo devo dire che è quello che poi i clienti ci riconoscono, no? Nel cercare di capire, di affrontare il singolo problema su misura ed essere sempre costantemente presenti. Non ci sono giornate, non ci sono orari, l'importante è essere fianco a fianco per risolvere il problema dell'azienda. Perché se le aziende producono, ne ha un beneficio tutto quanto il paese. Certamente, certamente. E grazie anche per questo plauso all'Italia, perché a volte siamo noi stessi che insomma ci consideriamo sempre meno rispetto a quello che siamo. Quindi ci voleva, non l'avevamo ancora detto, quindi io ringrazio l'avvocato Maddalena Boffoli, founder studio legale Boffoli, e naturalmente tutto il suo team che vediamo seduto al tavolo. Grazie per la collaborazione e complimenti per il premio. Grazie, grazie a voi. Grazie, a presto e buona serata. Andiamo avanti con il prossimo premiato. Passiamo adesso alla prossima categoria, consulenza del lavoro e fiscalità. Il premio è quello dello studio professionale dell'anno, consulenza del lavoro e fiscale, gestione payroll e contributi. E questo premio va allo studio Necchio.
per la consolidata esperienza nell'ambito del lavoro e della fiscalità, unita alla professionalità, flessibilità che contraddistinguono lo studio come un punto di riferimento e che lo hanno portato a ottenere numerosi e importanti successi nel tempo. E noi adesso cercheremo di scoprirne qualcuno, insomma, di questi successi di cui si parla nella motivazione. Buonasera al dottor Alessandro Necchio, amministratore unico. Buonasera e bentrovato. Buonasera dottoressa Donghi, per me è un onore e un piacere essere qui con lei questa sera. Grazie, anche per me, insomma, complimenti. Ci deve elencare tutti i successi a questo punto di cui abbiamo parlato. Prima di elencare i successi vorrei dirle che questo premio, penso con un pizzico di orgoglio, sia la dimostrazione che la fatica e l'impegno, la dedizione non sono mai vani e che la parola successo, prima della parola sudore, si trova scritta solo sul vocabolario. Non vorrei risultare fuori luogo, però mi permetta di dire che i premi non credo si vincano in gara, lì li si va solo a ritirare. I trofei si vincono in allenamento ed è per questo motivo che raccontare chi siamo, cosa facciamo, è sicuramente importante, però io vorrei ringraziare e dire chi mi ha permesso di essere qua questa sera ed è senza ombra di dubbio il mio team. Sono le persone che ogni giorno lavorano con me e ci hanno permesso di essere una realtà presente oggi sul territorio nazionale con tre sedi. Il nostro headquarter è a Padova, siamo presenti poi a Milano e a Bologna. Siamo un team di più di 20 persone in questo momento, siamo in crescita, ci siamo affacciati dapprima sul mercato fiscale e contabile e successivamente abbiamo poi allargato la nostra conoscenza anche quello che è l'ambito payroll and HR. E lì in questo momento abbiamo acquisito clienti multinazionali, clienti di rilievo nazionali e non, con un approccio che ha sempre messo il cliente al centro. A noi non piace pensare che siamo dei meri fornitori delle aziende che si affidano a noi. A noi piace dire che siamo dei partner delle aziende. Noi ci sediamo dalla stessa parte del tavolo in cui sono seduti gli amministratori delegati, i direttori del personale, i direttori finance. E la cosa più importante che ci ha permesso di arrivare dove siamo oggi, con aumenti di fatturati e trend di crescita che sono da 20 anni sempre in doppia cifra, che ci permettono di pensare oggi a nuove aperture, a nuove assunzioni, l'importanza del team, l'importanza della squadra, perché non possiamo cercare fuori qualche cosa che non abbiamo già dentro di noi. Certo, beh, molto bello il suo discorso. E lei ha detto, spero di non apparire fuori luogo, assolutamente no, e le spiego anche perché, a mio parere, in questo periodo di lockdown da coronavirus abbiamo un po' scommesso sul fatto che saremmo stati tutti più uniti, qualcuno invece sostiene che inevitabilmente l'individualismo emergerà maggiormente, come al solito nelle cose c'è la via di mezzo, però ci sono delle situazioni come evidentemente quella che ci ha descritto lei in cui i rapporti tra le persone si sono ancor più solidificati. Quindi, insomma, meno di niente è fuori luogo il suo ragionamento, cioè in questo periodo ancora di più, quindi insomma lo approvo e mi auguro che quante più persone possano ritrovarsi, anzi, nel suo discorso. Sa Manuela, è stato un periodo in cui abbiamo sentito parlare di distanziamento sociale, di lockdown. Io credo che mai come in questo momento invece ci fosse bisogno di avvicinarsi, ci fosse bisogno di ridurre quelli che sono le distanze che normalmente ci sono fra gli studi professionali e le aziende. Questo è quello che noi abbiamo cercato di fare in questo periodo. Noi non ci siamo mai fermati, abbiamo attivato da subito una task force, sia per quanto concerne il dipartimento
HR and payroll, e sia per quanto concerne il Dipartimento Fiscale e Tributario. Eravamo attivi H24, 7 giorni su 7. Abbiamo attivato immediatamente dei webinar, abbiamo attivato immediatamente dei video esplicativi per andare a trasmettere, a dare quelli che erano i punti di attenzione dei decreti legge che si sono susseguiti, il decreto Cura Italia, il decreto rilancio, piuttosto che dei vari DPCM. Questo lo dico con un pizzico di orgoglio e un ringraziamento questa volta ai nostri clienti, ci ha permesso di registrare un valore che è significativo. Noi al 31 maggio di quest'anno abbiamo registrato un più 53% su quello che è il nostro fatturato rispetto al 31 maggio dell'anno scorso. Vabbè. E è stato un segno di dimostrazione di fiducia e di stima da parte dei clienti che non abbiamo voluto abbandonare o lasciare soli. No, no, è assolutamente simbolico e non solo, ovviamente anche qualcosa di concreto, però che assume anche un carattere tipo simbolico. Guardi, la ringrazio veramente per le sue parole, glielo dico nuovamente, quindi intanto complimenti per il premio al dottor Alessandro Necchio, amministratore unico dello studio Necchio, e complimenti anche per l'impronta mentale, insomma, che ci ha trasmesso questa sera. Grazie, se mi permette un ringraziamento particolare. Certo. A due persone che sono le responsabili dei due dipartimenti. Sì. Che abbiamo la dottoressa e collega Cristina Tuletta, che è responsabile del Dipartimento Contabile, e la collega Alessandra Briani, che è responsabile del Dipartimento HR and Payroll, che sono due pilastri su cui posso sempre contare e che senza di loro oggi non sarei qui. Bene, le salutiamo anche noi e davvero ancora complimenti, grazie. Grazie. Andiamo avanti con la prossima categoria. Annunciamo adesso la prossima categoria, che è quella di Banking and Finance. Il premio è Boutique di eccellenza dell'anno Credit Management Operazioni NPL. Il premio va allo studio legale Mabe & Partners. L'estrema preparazione, la capacità di innovare e professionalità dei professionisti, nonché la completezza dei servizi forniti in ambito legale, ne fanno una boutique di eccellenza nel panorama italiano, quale player di collegamento nel mondo variegato degli NPL, nella gestione del credito e supporto al finanziamento. E io saluto l'avvocato Massimiliano Bettoni, Managing Director, e l'avvocato Angelo Visco, Managing Director. Anche lui, buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie per essere con noi. Allora, un commento anche, insomma, introduttivo per questo premio. Assolutamente sì. Innanzitutto, questo premio ci onora perché è stato fatto un grandissimo lavoro di squadra, sostanzialmente, perché poi siamo il frutto di quello che appunto noi abbiamo sempre creduto, sostanzialmente. Quindi la nostra squadra è quella che poi deve prendere i meriti di questo nostro premio, i quali siamo onoratissimi, e quindi ci sprona naturalmente a fare sempre meglio, e quindi siamo veramente molto, molto felici di questo, soprattutto per una struttura che è ancora abbastanza giovane, quindi uno studio che è nato pochi anni fa, che però ha creduto in delle modalità moderne di fare consulenza in ambienti naturalmente molto specialistici, che sono appunto quello degli NPL, della gestione e delle operazioni NPL, del credit management in sé, e quindi sostanzialmente questo è un riconoscimento che noi desideriamo appunto condividere con tutta la nostra squadra, sostanzialmente. Certo, chiedo anche al suo collega, insomma, un commento, magari aggiungendo la capacità di innovare che abbiamo sentito nella motivazione, che cosa significa, così almeno possiamo dare anche un seguito a quello che già si stava dicendo. Mi unisco innanzitutto al socio Massimiliano sulle felicitazioni e nei ringraziamenti che vanno a tutto lo studio, a tutti i collaboratori che ci hanno permesso insieme ai nostri clienti di essere qui questa sera. Perché appunto con le nostre idee, con la nostra testa, con le braccia e la testa
dei nostri collaboratori e con la fiducia dei nostri clienti siamo oggi qui, insomma, a festeggiare questo premio. Sì, innovativo lei ci chiedeva perché? Perché appunto probabilmente abbiamo, la nostra idea è stata quella di spingerci un po' oltre rispetto a quello che è uno studio tradizionale. Noi abbiamo appunto la forza del nostro studio è quella di avere un'alta specializzazione, una specializzazione che sostanzialmente si realizza in due macro dipartimenti che sono tutti e due, diciamo, nel settore degli NPL, del credito, ma che vanno appunto dagli NPL del settore bancario e finanziario agli NPL nel settore delle utilities, sì. Che cercano appunto di gestire l'intero ciclo del credito in questi due settori, per cui appunto non lasciano nessun anello della catena del ciclo del credito. Ed è per questo appunto che probabilmente possiamo definirci innovativi. Noi andiamo a generare operazioni di cessioni e di appunto e dismissioni di portafogli NPL o a seguirli come advisor per poi andare a gestire questi portafogli ceduti o acquisiti appunto dai nostri clienti nella parte della due diligence, nella parte dell'home management, nella parte del contenzioso, quindi abbiamo cercato di costruire questo meccanismo che si spera, insomma, venga perfezionato man mano, ecco. Certamente, certamente. Avvocato Bettoni, come è partita la ripartenza? Un gioco di parole che comunque ci allora, sta. Allora, in realtà noi abbiamo molto, molto lavorato nel periodo soprattutto del lockdown e abbiamo anche messo a punto una serie di servizi proprio per la nostra conoscenza del mercato bancario e finanziario che potesse essere utile anche per il discorso della collettività, mettendo a disposizione la nostra experience per poter gestire sia appunto i rapporti nel recupero del credito, ad esempio da interessi del ritardato pagamento delle pubbliche amministrazioni, dove il nostro studio è molto competente ed eccellente, potrebbe essere appunto potrà essere molto di supporto a tutti quei soggetti che avranno bisogno naturalmente di ripartire, e questa è la chiave, una dei servizi che noi abbiamo diciamo messo in atto in questo periodo del lockdown. Naturalmente, per quanto riguarda le nostre attività e settori, sicuramente questo periodo, diciamo, di crisi durante il Covid e il post-Covid, che noi vedremo sicuramente nel medio termine, soprattutto in un autunno crediamo molto caldo da quel punto di vista, sarà quello di un aumento delle esposizioni debitorie di debitori o di nuovi debitori nei confronti appunto di banche finanziarie e soggetti appunto che sono deputati appunto a pagare appunto finanziamenti e quindi sono, ci aspettiamo purtroppo un aumento dei crediti NPL. Certo. Chiaramente noi siamo assolutamente disponibili e pronti naturalmente con la nostra struttura e con tutta la nostra squadra che conta circa 40 collaboratori nel affiancare naturalmente tutti questi soggetti in senso globale per cercare di superare e di dare opportunità, diciamo, e soprattutto soluzioni efficienti sia dal punto di vista quantitativo ma sia dal punto di vista qualitativo fondamentali in un periodo del genere. Certo, ecco, mi fa piacere vedere dietro di lei il nostro premio, vuol dire che è una continua riconferma delle idee che il Comitato Scientifico, insomma, ha messo a punto analizzando il vostro lavoro. Quindi io ringrazio l'Avvocato Massimiliano Bettoni e l'Avvocato Angelo Visco, entrambi Managing Director dello studio legale Mabe & Partners, e a presto naturalmente con le fonti TV e le fonti Awards. E adesso noi continuiamo con la categoria Societario and Restructuring. Continuiamo con il premio Boutique di Eccellenza dell'anno Diritto Societario Contrattualistica. Questo premio va a
Studio legale Murru. Andiamo a leggere la motivazione, l'estrema preparazione e professionalità dei professionisti, l'approccio interdisciplinare di ogni incarico professionale ne fanno una boutique di eccellenza nel panorama italiano, quale punto di riferimento di grande valore con particolare riferimento alla contrattualistica in materia di diritto societario. Do il benvenuto all'avvocato Giovanni Luca Murru, founder dello studio legale Murru. Buonasera a lei. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, cerchiamo di fare ancora una volta sintesi attraverso delle parole chiave di questo periodo e arrivando naturalmente a parlare del premio. Insomma, com'è stato questo periodo e cosa significa un riconoscimento in questo momento? Beh, caspita, prima di tutto un ringraziamento a tutti. Tra l'altro, come era stato una sorpresa quando mi è arrivata la nomination, a maggior ragione, come potete immaginare, la sorpresa piacevole e lieta nel scoprire di essere uno dei premiati. Tra l'altro premiato insieme probabilmente a tutta una serie di altri studi molto bravi e quindi in realtà che conosco e quindi conosco per la loro professionalità. A maggior ragione l'essere insieme a loro mi rende ancora più orgoglioso. Motivazione che a maggior ragione, boutique dell'anno, quindi vuol dire gruppo che io ho sempre cercato di condividere. Ho aperto questo studio quasi 25 anni fa, ho iniziato ad avere il primo collaboratore e quindi ho creato gruppo e adesso possiamo definirci uno studio che si approccia con delle grosse multinazionali, delle grosse società e si occupa di contratti, si occupa anche di contratti internazionali, contratti nazionali, e quindi ci siamo proprio in questo periodo, come potete immaginare, però c'è stato uno stop. Stato uno stop perché è inutile negare che di contratti in questo periodo se ne sono stati fatti ben pochi. Infatti le stavo proprio chiedendo questo, mi scusi, la interrompo, ma semplicemente per fare un'aggiunta, poi continuiamo su questo discorso che credo sia centrale e possa interessare molti che ci stanno seguendo. Uno stop che si è notato ancora di più rispetto ad altri ambiti. Quindi come avete saputo gestire la cosa, ma soprattutto come avete pensato di gestirla da adesso in avanti, perché poi ci sarà sempre di più la coda, no? Degli effetti di quello che abbiamo vissuto. Guardi, io le dirò che io credo e ho credo anche alla luce probabilmente del quello che ci stanno facendo sentire in questi giorni i nostri professori, i nostri virologi. Io voglio credere in una ripresa che, le dico nella banalità, si è ripresa con le telefonate. Io guardando le telefonate di studio al giorno mi rendo conto che pian piano lo studio sta riprendendo. I contratti ce ne sono stati fatti ben pochi, abbiamo fatto tanta consulenza online, anzi abbiamo scoperto questo nuovo metodo della consulenza online che porteremo avanti, perché ci ha fatto scoprire probabilmente che anche in una videoconferenza si possono avere gli aspetti umani. Aspetti umani che fino a ieri prendevi in una sala riunione con un cliente, oggi lo prendi probabilmente con una battuta fatta in videoconferenza. E quindi noi speriamo di poter proseguire. Come ho detto, contratti che puoi immaginare, contratti vari commerciali, si sono fermati, ma nel nostro piccolo stiamo iniziando a vedere dei movimenti e quindi non da ultimo, insomma, continuo a ripetere che sono speranzoso. Certo, per forza, altrimenti, insomma, io questi due giorni dedicati agli awards mi sto anche attaccando a dei detti popolari, a delle frasi, insomma, che tutti conosciamo. Chi si ferma è perduto, adesso mi viene in mente. Assolutamente sì. Esatto, però tenga conto che sì. Noi siamo qui, siamo ognuno nella propria stanza, come in questo momento i miei collaboratori sono sparsi nelle varie stanze e sempre nel rispetto delle distanze, felici di questo premio, a maggior ragione, però continuiamo ad andare avanti, non possiamo mollare, quindi non abbiamo mai mollato, avevamo una segretaria bravissima che da casa ci smistava le telefonate, un'altra segretaria che seguiva quel poco di amministrazione, però andiamo avanti, ci crediamo e quindi a maggior ragione dico non molliamo, siamo degli avvocati, non possiamo mollare, abbiamo creato quello che abbiamo creato
e quindi dobbiamo inventarci anche magari attraverso delle videoconference. La professionalità è anche questa, perché quando va tutto bene è facile, no, andare avanti, invece proprio nelle difficoltà, ma questo vale per la vita in generale. Adesso io non voglio aprire discorsi sociologici, però di fatto è così, figuriamoci quando si parla di business e di lavoro, quindi insomma lei me l'ha dimostrato con le sue parole. Io la ringrazio e ancora grazie complimenti a lei e a tutti i suoi colleghi sparsi nelle stanze. Grazie all'avvocato Giovanni Luca, grazie. Murru, founder dello studio legale Murru. Buona serata. Grazie mille, buonasera a tutti. Grazie, andiamo avanti. Andiamo avanti, il prossimo premio è Boutique di eccellenza dell'anno, diritto societario, operazioni straordinarie. Andiamo a vedere subito a chi va questo premio. Allo studio legale Colla di Piazza. Per le riconosciute competenze, innovatività e l'altissima qualità nel lavoro svolto, in particolare per la capacità di gestire con cura e attenzione le numerose e crescenti operazioni straordinarie attraverso l'assistenza prestata a primari clienti istituzionali e industriali in materia del diritto societario. Collegamento l'avvocato Edoardo Colla, Name Partner, e l'avvocato Michele Di Piazza, Name Partner. Buonasera. 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 Buonasera a entrambi. Dicevamo poco fa con chi vi ha preceduti, chi si ferma è perduto. Partirei anche con voi con questa frase. E anche per quanto riguarda il premio, noi non ci siamo fatti fermare dal lockdown che ancora riguarda i luoghi, no, dove si può creare assembramento, ed eccoci qui e vi consegniamo virtualmente questo premio, a cui chiedo a voi insomma di commentare. Certo, beh, innanzitutto siamo ovviamente molto orgogliosi del premio, di cui vi ringraziamo, ma un ringraziamento doveroso va ovviamente anche ai collaboratori e al nostro team di lavoro che ha contribuito giornalmente a, come dire, al raggiungimento di questo successo. Peraltro ci tengo personalmente a ringraziare anche i miei vecchi colleghi dello studio Russo De Rosa, con cui sono cresciuto professionalmente, soprattutto nell'ambito delle operazioni straordinarie, acquisendo appunto quella che è a mio avviso la best practice nel settore e partecipando a primarie operazioni anche a livello internazionale. Noi siamo una realtà sicuramente giovane, ma che ha come dire, un dogma assoluto in quella che è la specializzazione che cerchiamo di portare anche sul territorio provinciale, avendo una sede sia a Milano ma anche in quelle che sono le terre d'origine, ovvero Udine, quindi terre friulane, dove a nostro avviso la specializzazione non è ancora così diffusa e presente, ma questo può essere una chiave soprattutto per cercare di progredire nella consulenza specialistica che fino ad oggi, come giustamente ha anticipato lei, ci ha premiato, nonostante lo studio sia stato fondato solo 18 mesi fa, quindi una realtà molto recente. Abbiamo avuto la fortuna di poter seguire gruppi e imprenditori di rinomanza addirittura nazionale, quindi sì, siamo assolutamente orgogliosi di questo. Ecco, avvocato Di Piazza, do la parola a lei, stessa cosa, insomma un commento, e poi, visto che parliamo di uno studio nato 18 mesi fa, ancora di più la resilienza si è fatta notare, no, in questo momento. Chiaro, in questo momento di difficoltà la resilienza è una delle caratteristiche fondamentali. E aggiungendomi e integrando quello che ha detto il mio collega, anche da parte mia un ringraziamento sentito per questo premio, che sinceramente per noi è molto importante, perché siamo una realtà giovane, una realtà che però appunto fa della specializzazione di un progetto di realizzazione proprio di una realtà specializzata al servizio dell'impresa il caposaldo, comunque lo scopo principale del nostro lavoro quotidiano. Certo. E diciamo una cosa importante che ritengo, e questi fatti anche di cronaca recenti lo possono dimostrare, in un mondo che cambia così velocemente e che è appunto molto molto veloce, in costante mutamento, l'aspetto più importante, la chiave principale probabilmente per riuscire anche a distinguersi sul mercato e offrire un'assistenza di alto livello, è proprio quello di specializzarsi.
Da questo punto di vista volevo anch'io unirmi ai ringraziamenti ai collaboratori, perché diciamo ritengo che per riuscire ad ambire, ad ottenere risultati importanti, sicuramente bisogna passare per un team che sia forte e unito, e questo è anche il nostro obiettivo. Assolutamente, sì, appunto si parlava della velocità con cui evolvono le cose, figuriamoci adesso, io insisto, ma perché lo scenario non dico che sia completamente cambiato, ma si è arricchito anche di particolari che prima non avevamo messo in conto, e quindi tutti, indipendentemente dall'attività, devono reinventarsi, e quindi ancora di più bisogna evolversi velocemente se si vuole stare al passo con i tempi. Quindi verso il futuro come guardate adesso? Insomma, visto che peraltro la vostra nascita è di 18 mesi fa, quindi insomma relativamente vicina ad oggi. Certo, ma guardiamo con grande fiducia al futuro, perché dal mio punto di vista la crisi che ha colpito l'intero paese, ma il mondo intero, per quanto concerne le operazioni straordinarie, può paradossalmente essere anche un'occasione, nel senso che saranno molte le società che a mio avviso avranno necessità di aprire il proprio capitale sociale anche a soggetti terzi, o faranno dell'operazione necessaria una appunto necessità imprescindibile per poter proseguire quella che è un'attività ad oggi parzialmente o gravemente impattata dal Covid. Quindi la fiducia è massima, l'obiettivo è a nostro avviso cercare di acquisire delle fette di mercato grazie a questa specializzazione, ampliando anche quello che è il bacino di clienti a soggetti non sofisticati dal punto di vista tecnico, quindi che non hanno l'abitudine nel fare operazioni, e mi viene in mente le operazioni e i mandati lato vendita, che possono da questo punto di vista essere sicuramente incrementati, perché abbiamo seguito principalmente sino ad ora investitori istituzionali che operavano lato acquisto, quindi quello è a nostro avviso l'ambito in cui continuare a puntare. Ecco, una conclusione anche da parte sua, avvocato Di Piazza. Sì, rimango diciamo in linea e faccio mio questo pensiero, che poi è il pensiero condiviso, che è quello che ha dato origine anche alla nostra realtà. Senza volermi ripetere, quello che vediamo anche nel nostro territorio regionale, ma anche al di fuori della nostra regione, è che questa specifica materia è una materia diciamo trattata appunto in maniera non approfondita, ma perché proprio le condizioni anche economiche, c'è meno abitudine nell'affrontare con un approccio molto tecnico questo tipo di attività. Quindi diciamo vediamo con positivo il futuro, e quindi noi manterremo ovviamente massimo l'impegno, e insomma la crescita speriamo che segua un percorso naturale. Bene, e spero anche che questo riconoscimento, questo premio, possa portarvi ancora più fortuna, che una buona dose di fortuna ci vuole sempre, insomma. Va bene, allora grazie all'avvocato Edoardo Colla e all'avvocato Michele Di Piazza dello studio legale Colla Di Piazza. Grazie, grazie mille, e andiamo avanti sempre sulla stessa categoria. E adesso il premio di boutique di eccellenza dell'anno, diritto societario contenzioso. Il premio va a SPG Legal Studio Legale. L'alta formazione dei professionisti, la passione, l'innovatività e le altissime competenze dimostrate in tutte le controversie, sia di natura ordinaria che straordinaria, ne fanno una boutique di eccellenza nel panorama italiano, quale punto di riferimento di grande valore, con particolare riferimento al contenzioso in materia di diritto societario. Do il benvenuto e saluto l'avvocato Santi Puglisi, founder dello studio legale. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Buonasera, ecco, un'altra parola buonasera. Che abbiamo sentito nella motivazione è passione, l'abbiamo data per scontata fino adesso, ma insomma possiamo partire da qui per un commento al premio e poi per parlare insomma di come guardare al futuro dopo questo periodo. Buonasera di nuovo a tutti, sono molto felice ed onorato per questo riconoscimento che è stato attribuito alla nostra struttura, che premia il lavoro, la dedizione e l'impegno di questi ultimi 7 anni.
Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile se non fosse stato ovviamente per la nostra clientela che anno dopo anno continua a rinnovare la propria fiducia avvalendosi dei nostri servizi legali. Quello di oggi quindi deve essere inteso a mio avviso come un segnale che ci induca a proseguire lungo la strada già tracciata nell'erogazione dei servizi legali, ponendo come fine prioritario della nostra azione l'interesse del cliente. Ovviamente la dedizione e la passione sono delle componenti indispensabili per proseguire in questo tipo di attività, la nostra struttura ne è chiaro portavoce. Un particolare ringraziamento ovviamente va a tutti i collaboratori di studio, senza i quali questo riconoscimento non sarebbe stato sicuramente raggiungibile, collaboratori che soprattutto nel dedicato periodo storico che tutti quanti stiamo vivendo sono riusciti ad adattarsi con grande flessibilità alle sfide che la professione ci pone ogni giorno di dover superare. Certo, assolutamente. Ecco, anche per voi vale un po' il discorso che ho fatto con altri ospiti prima. Punti di riferimento, che cosa significa essere dei punti di riferimento in questo momento? Peraltro un momento in cui le persone chiedono un sacco di riferimenti, no? Quindi una grossa responsabilità sulle spalle. Sì, ma in pochissimo tempo la struttura ha dovuto necessariamente riadattarsi alle richieste, alle esigenze che la clientela ci chiedeva e che comunque il momento che stiamo attraversando ci imponeva di dover affrontare. Quindi abbiamo dovuto necessariamente abbandonare il contatto fisico con il cliente, che molto spesso invece settimanalmente avveniva nel corso di riunioni e di incontri, avvalendoci degli strumenti informatici che per fortuna in tempi odierni ci mettono a disposizione, e quindi delle riunioni fatte in maniera virtuale comunque hanno permesso di tenere un canale di dialogo aperto con la nostra clientela e di continuare insomma a supportarli con tutte le richieste e le consulenze, soprattutto l'attività consulenziale in questi Bene. Ultimi mesi. Bene, insomma, io mi auguro che questo premio possa servire ancora di più a dare un'impronta positiva al futuro, anche se mi pare di capire dalle sue parole che insomma l'entusiasmo ci sia sempre, no? Abbiamo iniziato con la parola passione, quindi sono due parole che vanno evidentemente a braccetto. Quindi io la ringrazio, Avvocato Santi Puglisi, grazie founder dello studio legale, e alla prossima, al prossimo premio, incrociando le dita. Grazie. Grazie mille. Di nuovo, buonasera a tutti. Buonasera. Tra poco noi continuiamo, prima una pausa, una piccola pausa, e poi andiamo verso il rush finale, ma abbiamo ancora tanti premiati. Andiamo avanti con boutique di eccellenza dell'anno Restructuring. Il premio va allo studio legale associato Casucci e Bortolussi per assicurare la più elevata qualità dei propri servizi attraverso la comprensione nel dettaglio dell'attività del cliente e un'assistenza mirata e l'offerta di soluzioni e idee innovative per fornire al cliente risposte fruibili in tempi rapidi e in modo efficiente e costi competitivi. E buonasera all'avvocato Barbara Bortolussi, associata dello studio legale. Buonasera, bentrovata. Buonasera, in verità sono qui con il mio socio, l'avvocato Casucci. Ma lasciamo entrambi. Ma lasciamo parlare i giovani. Va perfetto, bene. No, ma meglio così, guardi. Io infatti mi stavo chiedendo come mai non foste presenti entrambi, a parte gli scherzi. Meglio così, perché io così sento due voci e le vostre voci devono confermare, insomma, un po' quello che abbiamo sentito nella motivazione e confermare un po' l'importanza anche di un premio in un momento delicato come quello che l'Italia, e in realtà lo sappiamo, tutto il mondo ha vissuto, però insomma noi parliamo delle eccellenze del nostro paese. Allora però direi che possiamo partire da lei, avvocato Bortolussi. Certo, beh, intanto grazie mille per questo riconoscimento. La nostra associazione, ormai ne parlavamo prima, ha 11 anni, in verità lavoriamo insieme da 15 anni, quindi insomma è un'associazione consolidata. E quindi vi ringraziamo per il riconoscimento, perché insomma, la dedizione
dell'avvocato Casucci prima e mia dopo sicuramente viene così riconosciuta, ecco. Sì. Detto questo, effettivamente come dice lei, il momento storico, questo momento è un momento particolarmente difficile per tutta l'economia e l'imprenditoria italiana e mondiale, quindi se mi permette vorrei fare proprio un augurio a tutti quei colleghi, a quei professionisti che come noi lavorano nella crisi di impresa e nella ristrutturazione aziendale, che in questo momento ci auguriamo, mi auguro che sia ancora più lungimirante la nostra visione per assistere e per supportare le imprese che si trovano effettivamente a dover affrontare una crisi inaspettata e una situazione inaspettata. Certamente, avvocato Casucci, certo, è infatti tornando al discorso delle soluzioni e delle idee innovative, qui si basa la questione importante, però insomma in questo momento bisogna districarsi tra tante cose, tra mille difficoltà. Se posso integrare un momento, sì. Perché la difficoltà economica andrà a, come possiamo dire, a prendere in considerazione settori nuovi, cioè per esempio il settore degli alberghi. Io penso alle spiagge venete, alle spiagge romagnole, che mai avrebbero pensato un anno fa di questi tempi di subire crisi di questo tipo, perché ci sono soprattutto nel Triveneto degli alberghi non di proprietà di multinazionali o di grandi società, ma sono degli alberghi sostanzialmente di ceppo familiare che mai si sarebbero aspettati una crisi di questo tipo e che hanno dei forti problemi a rapportarsi con questa nuova situazione, perché purtroppo non basterà qualche mese o qualche settimana per riattivare il settore industriale, in qualche modo rimane fermo, ma è rimasta ferma tutta Europa, quindi tutto sommato sono rimasti fermi tutti, ma il settore turistico, che è essenziale per l'Italia ed è importantissimo per il Triveneto, noi ragioniamo, anche se abbiamo sconfinato qualche volta in Lombardia e in Emilia Romagna, ma siamo sempre rimasti nel Triveneto, e questa è una situazione nuovissima che mai io mi sarei aspettato dall'inizio, cioè io ho cominciato nel 1980, mai avrei immaginato che gli alberghi di Jesolo, di Caorle, di Grado potevano subire una crisi forte di questo tipo, le cui conseguenze potremo cominciare a vederle, secondo me, nel primo autunno, sperando che non ci sia un'ulteriore ricaduta. Quindi è una cosa nuovissima, di difficile previsione per gli stessi imprenditori, e lì un po' da capire come va inizialmente la stagione, non tanto degli appartamenti, perché in qualche modo gli appartamenti gestiscono, ma gli alberghi. Io sono veramente preoccupato per la catena alberghiera che va da fino a Rimini. No, ma guardi, esatto, poi ovviamente adesso se ne sta parlando di più perché la stagione estiva è iniziata, ma la voce di sconforto delle aziende arriva ormai da tempo. Ovviamente nessuno poteva prevedere il coronavirus, ma poi chiaramente c'è tutto il tema del fatto che l'Italia non sappia come ripartire, parlo del sistema Italia, no? Che non ci siano aiuti. Effettivamente proprio gli operatori turistici hanno detto, adesso l'aggettivo preciso non lo ricordo, però hanno parlato di una stagione che rischia di essere proprio la peggiore in assoluto, cioè quasi devastante, no? E questo si allinea al discorso che faceva lei, addirittura è tornato indietro agli anni 80 dicendo che non avrebbe mai messo in conto una vicenda come questa, ecco. Ma pensi, io sono di un, anche se lavoro nel Friuli, sono di un paese veneto, e mai ho sentito crisi di alberghi se non particolari per errori gestionali, ma non una crisi diffusa e indifferenziata che va da Grado fino a Rimini. Certo, questo assolutamente. Novità assoluta per me, è imprevedibile. Ecco, avvocato Bortolussi, anche a lei lascio un commento per poi insomma guardare verso il futuro, sperando insomma di trovare un po' di sfumature rosa. Ma sì, a me piace guardare al futuro, e al futuro diciamo che in questo un ruolo importante lo farà il legislatore. Adesso vedremo anche se ci saranno magari delle modifiche in questo nuovo codice della crisi, anche alla luce di questa pandemia e quindi questo momento drammatico per l'economia, ma diciamo
sono sicuramente molto fiduciosa verso le capacità dei nostri imprenditori di rialzarsi, quindi sicuramente ha interessato, interessa orizzontalmente tutti i settori dell'imprenditoria e dell'economia, però sono anche convinta che probabilmente nei prossimi mesi vedremo i nostri imprenditori un po' alla volta rialzarci. Sì. Comunque anche l'Italia e la, giustamente il settore terziario, che per noi è fondamentale, non potrà durare in eterno questa situazione, quindi mi auguro, forse anche con l'intervento di gruppi più grossi, più strutturati, più organizzati, comunque Certo, infatti io dico sempre viva l'Italia, viva le nostre imprese, no? Perché alla fine in qualche modo si rialza la testa. Io vi ringrazio entrambi, l'avvocato Bortolussi e l'avvocato Casoni. Grazie ancora, e complimenti ancora per il premio. Noi continuiamo, andiamo a vedere il prossimo vincitore. Andiamo a scoprire il prossimo premio, boutique di eccellenza dell'anno, diritto societario Real Estate. Il vincitore. Genesis Avvocati. Andiamo a leggere subito la motivazione. Per la grande esperienza maturata in materia, unita a un'attenzione ai particolari e a servizi legali personalizzati, nel rispetto dei più elevati standard di efficienza. Per la capacità di ascolto del cliente, la pronta risposta e le soluzioni innovative proposte. Saluto l'avvocato Stefania Pezzini, socio di Genesis Avvocati. Buonasera. 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 Grazie per questo riconoscimento. Grazie a voi per essere con noi questa sera, per raccontarci anche uno spaccato di vita reale. Che cosa è accaduto in questi ultimi mesi di lockdown? E naturalmente poi parliamo invece di quelli che arriveranno. Ma in questi mesi abbiamo, come tutti, lavorato in smart working, ma non abbiamo mai smesso di essere vicini ai nostri clienti. Gli imprenditori avevano bisogno di chiarezza sui decreti che si avvicendavano e si susseguivano senza sosta, e avevano bisogno quindi anche di un supporto per la loro applicazione. Quindi nella fase del lockdown siamo stati un supporto proprio in questo senso. Successivamente, quindi tuttora, stiamo assistendo i nostri clienti affinché possano riavviare la loro attività nel modo più rapido possibile e in totale sicurezza. Parlo degli uffici, delle aziende e anche dei cantieri edili. Per quanto riguarda il prossimo futuro, senza dubbio l'unicità delle condizioni che sono state create dall'emergenza sanitaria rende difficile fare una valutazione di quello che sarà il trend del mercato immobiliare in futuro. Tuttavia io credo che l'emergenza sanitaria abbia modificato sostanzialmente alcune nostre abitudini, che permarranno nel tempo. E quindi basti pensare al distanziamento sociale, lo smart working, l'e-commerce spinto all'ennesima potenza che è stato praticato da tutti, sicuramente determineranno un cambiamento nel modo di vivere gli ambienti privati, familiari, gli ambienti lavorativi e anche quelli della socialità. Quindi credo che la vera sfida nel prossimo futuro sarà proprio quello di seguire questo cambiamento, di reinventarsi e assistere gli imprenditori anche nella nuova progettualità che dovranno implementare. Esatto, reinventarsi. E poi io avevo sottolineato nella motivazione, insomma, che vi riguarda la capacità di ascolto, questa dovrà essere ancora più grossa, più grande. Assolutamente, lo è stata molto durante il periodo di lockdown e lo sarà tantissimo anche adesso, anche perché comunque lo sforzo interpretativo delle norme che sono state introdotte proprio per favorire il rilancio non è finito, al contrario, noi abbiamo visto che nel decreto legge 34/2020 finalizzato proprio a favorire il rilancio sono state introdotte misure molto molto
interessanti per quanto riguarda il settore immobiliare, che se efficacemente attuate potranno consentire una seria ripartenza. Mi riferisco in particolare agli incentivi per le energie rinnovabili, per il fotovoltaico, per quanto riguarda soprattutto l'efficientamento energetico e il sisma bonus. Sono tutti interventi che consentiranno soprattutto una riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, quindi senza il consumo del nuovo territorio. Anche questo è un passaggio molto importante, soprattutto per la tutela dell'ambiente. Vero, verissimo. Hai visto che si è parlato anche tanto di tutela dell'ambiente, no? Proprio approfittando del fatto che tutto fosse chiuso, quindi perché non cercare di dare un'accelerata anche da questo punto di vista. Grazie mille all'avvocato Stefania Pezzini, socio di Genesis Avvocati, e complimenti insomma a tutto lo studio per questo premio. Grazie, grazie molte a voi. Grazie. E noi andiamo avanti con il prossimo premio, parliamo sempre di gestione delle crisi di impresa, argomento cruciale in questo momento. Il prossimo premio è quello dedicato allo studio professionale dell'anno Restructuring. Premio che va a MFB Partners. Per la notevole specializzazione nel settore della gestione delle crisi di impresa, con cui da oltre 25 anni i soci si impegnano a fornire una consulenza dettagliata e dall'approccio innovativo, in particolare per aver dimostrato professionalità, rigore e accuratezza in tutte le questioni legali attraverso elevate competenze in materia di restructuring. In collegamento l'avvocato Andrea Migliarini, professionista associato, e la dottoressa Barbara Fasoli Braccini, professionista associato naturalmente dello studio. Buonasera a entrambi. Buonasera. Buonasera. Noi volevamo soprattutto ringraziare per questo premio che è giunto abbastanza inaspettato, sia il premio che la nomination. Penso che l'avvocato è d'accordo con me su questa cosa, e volevamo ringraziare anche e soprattutto i nostri collaboratori anche in questo periodo di lockdown per la sensibilità e per diciamo il modo in cui ci hanno supportato in questo periodo. Beh, allora se siamo riusciti a cogliervi di sorpresa mi fa piacere, perché vuol dire che in qualcosa insomma in cui non eravate preparati vi abbiamo trovato. Ovviamente se si tratta di non essere preparati su questo è solo un'ottima cosa, quindi siamo ovviamente grati anche a chi ci ha sostenuto, che certo. Sicuramente è stato determinante. Assolutamente sì. E, appunto, io ho detto subito che insomma in questo momento, prima di lanciare la categoria e la vostra motivazione, ho detto parliamo di gestione di crisi di impresa. È chiaro che in questo momento è fondamentale parlare di questo. Allora, come state affrontando questo aspetto? Diciamo che la situazione è particolare, perché diciamo che noi che lavoriamo da oltre 25 anni in questo tipo di settore abbiamo assistito ad una metamorfosi proprio anche della situazione di crisi, perché se fino al 2000 avevamo un imprenditore che aveva anche nella situazione di peggior criticità, che poteva anche naufragare in un fallimento, avere comunque la capacità e le risorse per venire fuori e per rialzarsi, oggi invece ci troviamo di fronte ad una situazione che veramente è deteriore e dove è difficilissimo poter programmare quella che potrebbe essere l'auspicata continuità. E quindi il nostro lavoro oggi è doppio, perché è di natura sia professionale, ma arrivo a dire anche di natura umana. Perché anche nella motivazione che lei ci ha rappresentato e è stata sottostante al nostro riconoscimento, e devo dire che ci ha estremamente gratificato quella motivazione, è perché oggi, soprattutto in un momento come questo del lockdown, dove la criticità che è insorta a causa della pandemia ha ulteriormente peggiorato la situazione, indubbiamente ci ha imposto una forma di assistenza nei confronti della clientela anche e soprattutto in questo periodo, perché diciamo che ovviamente siamo stati costretti a ricorrere alla modalità online per la consulenza,
salvo qualche raro intervento di pronto soccorso. Però diciamo che nella logica non abbiamo mai fatto mancare la nostra presenza costante nei confronti dei clienti, anche perché se c'è una cosa che ci ha contraddistinto alla dottoressa Fasoi e a me nell'arco degli anni e anche ai nostri collaboratori, è quello di imparare ad avere una forma di sensibilità particolare anche di quello che è l'aspetto umano del dramma che vive l'imprenditore, perché improvvisamente per una serie di vicissitudini che possono anche non essere causate da lui stesso, si trova a vedere naufragati 20-30 anni di sacrifici. Certo, e quindi certo. Quello che è il, diciamo così, l'oggettiva problematica tecnica, c'è indubbiamente anche il problema umano che coinvolge l'imprenditore, coinvolge la famiglia. E quindi è un nostro compito quello anche di raccogliere quelle che sono proprio le sofferenze personali. Quindi è un compito quello nostro di individuare una soluzione tecnica, e questo è il motivo che ha portato la dottoressa Fasoli e me a creare questa sinergia interdisciplinare, proprio perché la crisi oggi non può essere affrontata solo dal commercialista o solo dall'avvocato, è importantissima la sinergia di chi lavora e lavora insieme ascoltando le esigenze, coglierle e saper individuare gli strumenti tecnici. D'accordo, dottoressa, infatti io avevo sottolineato due parole, rigore e accuratezza, insomma, che ben vanno a completare il discorso che faceva appunto l'avvocato. Assolutamente, volevo soltanto aggiungere a riguardo una cosa sostanzialmente. Sì. Che, abbiamo molto usato la consulenza online in questo periodo, perché purtroppo obbligati a farlo, ma non ci dobbiamo dimenticare che in realtà il momento di sofferenza, o il momento comunque in cui l'imprenditore toglie il suo imbarazzo, non si riesce a cogliere con una telecamera. Quindi è un lavoro dove è necessario, indipendentemente da tutto, anche se si può ricorrere a quello che è l'ausilio tecnico, ma l'umanità e il momento di condivisione personale è difficilmente sostituibile. D'accordo, certo, assolutamente. Insomma, io vi ringrazio, insomma, guardare al futuro significa, trovate una parola ad hoc, non so, beh, non è facile, però se ve ne viene in mente una. Guardiamo al futuro sempre con il credere che riusciamo a farcela. Se c'è un denominatore comune che unisce Barbara e me è proprio questo, che anche di fronte a quello che sembra impossibile cerchiamo sempre di fare lo sforzo per trovare la soluzione. Ecco, per trovare la soluzione, non una soluzione, cambia molto. È d'accordo quindi, dottoressa, anche lei, sì, l'ha detto l'avvocato. Va bene. Ok, allora io saluto e ringrazio l'avvocato Andrea Migliarini e la dottoressa Barbara Fasoli Braccini. Grazie mille, complimenti ancora per il premio. Grazie a voi. Noi siamo quasi arrivati veramente al rush finale, proprio l'ultimissimo, però attenzione perché ci sono ancora delle sorprese, quindi facciamo giusto un paio di minuti di pausa e poi torniamo con i Le Fonti Awards. Andiamo a scoprire la categoria diritto commerciale, il premio boutique di eccellenza dell'anno diritto commerciale internazionale consulenza. Il premio va a Bovesi & Partners, società tra avvocati per azioni. L'estrema preparazione e professionalità dimostrate dallo studio legale in tutte le complesse operazioni di importanti gruppi multinazionali fanno dello studio una boutique di eccellenza legale nel panorama italiano, quale punto di riferimento riconosciuto dal mercato nella consulenza in materia di diritto commerciale internazionale. Buonasera all'avvocato Massimiliano Bovesi, founding partner e managing partner di Bovesi & Partners, naturalmente. Bentornato da noi alle Fonti e benvenuto per questa serata.
Buonasera. Buonasera, le chiedo un commento subito così a caldo per questo riconoscimento. Ci fa molto piacere perché è un riconoscimento importante e perché veniamo da un anno in cui abbiamo lavorato molto anche su operazioni di notevole rilevanza e quindi siamo contenti che il nostro sforzo sia stato riconosciuto. Ecco, visto che lei parla giustamente di questo particolare momento, le faccio subito una domanda mirata, cioè l'attuale congiuntura economica, con l'attuale congiuntura economica cosa possono fare gli studi boutique specialistici per rispondere alle esigenze, alle domande del cliente? Possono unicamente cercare di personalizzare ancora di più il servizio, cercando di capire ancora meglio le esigenze del cliente e le tempistiche che il cliente richiede, non ci sono altre vie. Ok, quindi insomma il rapporto con il cliente però nonostante questo momento di stacco è diventato ancora più, cioè quasi paradossalmente più stretto, no? Sì, le confermo che il rapporto col cliente in questo momento è diventato più stretto perché per rispondere alle esigenze del cliente in questo momento bisogna essere altamente tempestivi e cercare di comprendere immediatamente ciò che il cliente richiede, per cui questo genera una forma di empatia tra professionista e cliente e i rapporti indubbiamente e paradossalmente, come diceva lei, si rafforzano in questo momento. Certo, e in questo particolare momento esiste la possibilità per gli studi boutique di fare attività nel settore M&A? Sì, esiste anche se il settore M&A, per quanto a mia conoscenza, in questo momento non presenta molte operazioni in corso. Noi abbiamo concluso pochi giorni fa il signing di una operazione M&A di medio livello e stiamo per concludere un'operazione M&A relativa al mercato cinese con l'acquisizione da parte di una società italiana di una società cinese del settore della meccanica. Ecco, mi verrebbe da chiederle se ci sono dei settori in cui ci sono delle carte vincenti, cioè dove si possono effettivamente giocare delle carte vincenti. Sono settori dove uno studio di dimensioni medio-piccole o assolutamente piccole può fornire al cliente un servizio molto su misura, molto personalizzato. Qualunque sia questo settore, a queste condizioni si hanno delle chance importanti. Noi, ad esempio, nell'ultimo periodo abbiamo intrapreso dei nuovi rapporti di collaborazione rendendo consulenza a società molto molto importanti di natura bancaria e assicurativa in relazione al trade finance, quindi a tutto il settore delle operazioni bancarie e assicurative di finanziamento o supporto del finanziamento alle vendite sui mercati internazionali. Senta avvocato, in conclusione mi piacerebbe sapere insomma quali sono le vostre prospettive future, no? Anche in termini di partecipazione societaria, ma comunque insomma da qui in avanti che cosa succederà? Ma guardi, non sappiamo bene quello che succederà perché gli sviluppi dell'economia non necessariamente saranno positivi nel nostro paese. Noi andiamo avanti a cercare di acquisire clienti di grandi dimensioni, anche se noi siamo uno studio di poco più di una ventina di professionisti, mentre per quanto riguarda l'assetto societario avevamo in programma di cedere una piccola percentuale del capitale dello studio a un investitore cinese. Poi con le note vicende relative alla pandemia l'operazione è saltata,
probabilmente riprenderemo il discorso con un altro investitore cinese nei prossimi mesi, quando la situazione si sarà stabilizzata. Certo, quando la situazione avrà cambiato nuovamente faccia. Intanto allora complimenti per questo riconoscimento e grazie per essere stati con noi in questa serata speciale. Molto molto gentili, Grazie grazie. all'avvocato Massimiliano Bovesi, founding partner e managing partner di Bovesi and Partners. E adesso un'altra parola, clou per guardare al futuro è sicuramente internazionalizzazione. Andiamo a scoprire il prossimo vincitore. Altra categoria, rapporti Italia-Estero. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno Rapporti Italia-Medio Oriente. E questo premio va allo studio legale Facchinetti. Per essere da anni specializzato nell'assistere aziende italiane, nell'internazionalizzare la loro attività nel mercato degli Emirati Arabi Uniti e nei rapporti Medio Oriente, dimostrando un'elevata qualità dei servizi di consulenza e una profonda conoscenza degli strumenti normativi nazionali e internazionali. Fanno dello studio un punto di riferimento riconosciuto dal mercato nei rapporti Italia-Medio Oriente. E saluto in collegamento con noi questa sera l'avvocato Simone Facchinetti, fondatore e titolare dello studio. Ben trovato, avvocato. Buonasera Manuela, buonasera a tutti e che dire, io e il mio team siamo onorati davvero di ricevere questo riconoscimento da Editrice Le Fonti e nonché presentato da un'amica qual è Manuela. Per noi quest'anno è il quarto anno consecutivo che riceviamo questo riconoscimento ed effettivamente un sentimento di gioia. È un riconoscimento di una consapevolezza del lavoro che stiamo svolgendo e tutto ciò ci conferisce ancora maggiore responsabilità sull'operato che stiamo svolgendo nella nostra categoria. È un piacere, se me lo consenti, di presentare il mio team di studio. Abbiamo Federica, Zainab, Alice, Loredana. Forse abbiamo un Loredana, ritorno Monica audio, adesso le do subito la e parola, Eleonora. avvocato. Forse c'è un ritorno audio che arriva da voi e si sente magari un po' di disturbo. Credo che dobbiate forse togliere l'audio, appunto. Poi ricominciamo, magari mi ripresenta ancora tutto il Abbiamo suo staff. provato. Sì. Ok, se ci dai proprio 2 secondi proviamo, Certamente. perché anch'io ho un ritorno doppio, Sì, infatti, della... non c'è nessun problema. Io intanto comincio anche a formulare Grazie. quelli che sono i punti che volevo affrontare con tutti voi, a parte con l'avvocato Facchinetti. Insomma, io ho detto prima di lanciare questo ulteriore vincitore come una delle parole chiave di questo momento, sia internazionalizzazione, non solo di questo momento, ma insomma in momenti in cui bisogna guardare oltre, proprio un momento di crisi. E con l'avvocato Facchinetti e il suo staff parleremo proprio di questo. Allora, forse siamo riusciti a sistemare il tutto. Io però vorrei, avvocato, che lei mi ripresentasse tutto il team, perché così sentiamo bene nomi e cognomi. Stanno ricollegando l'audio, va bene, ma ci arriviamo tra poco. Insomma, appena siamo pronti, ci ricolleghiamo con il loro team e così riusciamo anche a parlare meglio e affrontare i punti che abbiamo elencato. Se dalla regia mi dite se siamo pronti, se no possiamo andare anche 30 secondi in pubblicità. 30 secondi in pubblicità e poi rifacciamo da capo. Ed eccoci tornati in diretta. Del resto, siccome questo è l'ultimo premio, un po' di suspense dovevamo crearla, se no sarebbe stato tutto troppo facile. Allora, io mi ricollego con lo studio legale Facchinetti per la categoria Rapporti Italia-Estero. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno Rapporti Italia-Medio Oriente e con noi c'è l'avvocato Simone Facchinetti, fondatore e titolare dello studio, che non è solo, è con il suo team. Eccoci di nuovo qui, avvocato. Ripartiamo da capo. Sì, grazie Emanuele. Allora ripartiamo da capo. Un ringraziamento fantastico da parte mio e di tutto il team
del mio studio per questo riconoscimento che ci conferisce tanta, tanta gioia, tanta responsabilità per operare meglio e anche una consapevolezza sul nostro operato che abbiamo sinora fatto. Presento il mio studio, dalla destra abbiamo Federica, Zainab, Alice, Loredana, Monica e Eleonora. Che dire? Avvocato, insomma, faccio io una domanda subito perché io prima parlavo dell'importanza dell'internazionalizzazione, non solo ovviamente in periodi delicati, di crisi come questo, ma sempre, però è chiaro che quando si punta sullo sguardo che va oltre, poi si possono raccogliere i benefici proprio nei momenti più di depressione, definiamoli così, e voi puntate su questo. Sì, Emanuele, allora la nostra attività consiste in che cosa? Consiste nel cercare di gestire i rischi, di gestire le prospettive, di gestire i sogni delle imprese italiane che vogliono cercare di lanciare i loro prodotti, i loro servizi all'estero, quanto nel mercato interno. Perciò è un'attività che è volta a che cosa? Un'attenta analisi, un'attenta ricerca, un attento approfondimento dei vari temi, delle varie variabili, per dare cose poi, per dare una valutazione pratica per progettare. Prego. No, non ho detto niente. Ah, perdono, io ho un ritorno che allora mi disturbo. Perdonami, Emanuele, allora proseguo semplicemente. Imprese italiane, le nostre imprese italiane sono portatrici di che cosa? Della eccellenza, sono portatrici della creatività, sono portatrici della bellezza, che nel mondo internazionale ci è assolutamente riconosciuto e conseguentemente noi dobbiamo superare questo e cercare anche in questi momenti sicuramente difficili di capire e di far cogliere alle imprese italiane che cosa? Le possibilità di rilancio, perché questo è un periodo di rilancio, ma ci sono anche tante imprese che possono lanciarsi a livello internazionale. Il nostro perimetro è dedicato soprattutto al settore del Medio Oriente, sicuramente un'area geografica che oggigiorno è diventato un vero e proprio hub, è diventato un punto strategico, è diventato un punto di scambio del commercio internazionale tra Occidente e Oriente. È un territorio molto impervio perché è dominato quasi al 90% dal deserto, un deserto fantastico, vario, con mille sfumature e soprattutto ricco di movimento. Ed è il movimento delle menti, dei politici, degli economisti locali che sono riusciti a muovere con innovazione, sostenibilità e con tanta visione che cosa? A creare delle vere e proprie smart city, delle proprie città moderne dove le imprese italiane, che ricordo, portatrici di creatività, eccellenza, bellezza, possono avere tanto tanto successo. Noi siamo stati anche tra i primi a diventare rappresentanti ufficiali della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, a creare diverse partnership con aziende locali e da ultimo, ma non per importanza, anche entrare nel legal board di Arab Fashion Council, che è l'ente che gestisce tutta la moda araba e l'Arab Fashion Week. Sicuramente questo premio, Manuela, ci dà molta gioia. Grazie, perché questo premio ci dà gioia, ci dà energia, ci dà forza per lavorare ancora meglio, come abbiamo fatto un po' in questo periodo particolare, cercando di essere vicini ai nostri clienti, alle nostre imprese, fornendo delle pillole legali, dei suggerimenti, dei chiarimenti al periodo che ci stava succedendo, nella consapevolezza di lavorare con amore, lavorare con passione, cercare di essere sempre vicini al cliente. Questa certo. È una cosa a cui ci teniamo molto. Certo, avvocato, visto che questo è l'ultimo collegamento, quindi diciamo che avete il compito di chiudere con me questa serata dedicata agli awards. Prima lei, tra le varie parole che ha citato anche quella di sogno. Ecco, quanto si può sognare in un momento come questo, visto che voi aiutate a creare anche dei sogni e a spiegare come si possono raggiungere? Beh, si può sognare tanto, siamo dei positivi, nelle difficoltà bisogna ricercare opportunità, so che è una frase, un detto che in questo momento in tanti ripetono, però ricordiamo come sia stato Winston Churchill a dire come lui si sentiva ottimista, e ottimista secondo lui era colui che dalle difficoltà
creava delle nuove opportunità. Noi pensiamo che l'Italia, le imprese italiane, vi ripeto ancora, eccellenza, bellezza, creatività, possano essere davvero i veicoli più importanti per andare avanti, e soprattutto ritengo come il commercio internazionale sia uno dei pilastri del rilancio in questo periodo così, così difficile. Beh, insomma, direi che proprio sulla parola sogni, rilancio e tutte le altre, insomma, che lei ha usato, possiamo anche chiudere questo collegamento, che senza farlo apposta mi sembra appunto molto adatto per chiudere tutta la serata, che è stata molto lunga, ma insomma questo sta a significare che ci sono tante realtà che guardano avanti nel migliore dei modi. Quindi io ringrazio l'avvocato Simone Facchinetti, fondatore e titolare dello studio legale Facchinetti, naturalmente tutto il suo team, insomma, che ogni giorno porta avanti questa mission. Quindi grazie a tutti voi. Un grande abbraccio da tutto il nostro team, ti abbracciamo forte. Ciao Manuela, buona serata a tutti e grazie, grazie ancora. Grazie, io abbraccio voi come abbraccio insomma tutti coloro che sono intervenuti in questa serata. E abbiamo terminato la premiazione anche per questa edizione speciale dei nostri awards dedicati agli studi e boutique legali e professionali. È stata davvero una bellissima serata, quindi io vi ringrazio per essere stati con noi, soprattutto ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti. Vi ricordo che Le Fonti TV organizzerà serate di questo tipo, ma soprattutto delle vere e proprie settimane monotematiche dedicate al mondo delle imprese, alle eccellenze. Questo è un periodo storico davvero complicato, Le Fonti vuole starvi vicina, ma soprattutto vuole mostrare degli esempi virtuosi che possono essere dei fari su cui puntare, almeno noi cerchiamo di farlo. Quindi io ancora vi ringrazio davvero tantissimo dai nostri studi televisivi nuovissimi dal Centro Storico di Milano in Piazza Cordusio. È tutto e vi invito a seguire la nostra programmazione sulle Fonti TV. Ancora grazie e buon proseguimento di serata.